Buonasera, buonasera. A costo di sembrare monotoni, parliamo anche stasera di incidenti stradali, o perlomeno partiamo da questo, dalla strage senza fine sulle strade. Basta guardare la prima pagina del Gazzettino. Non frena in tempo prima della coda per l'incidente in A4 e la Porsche si infila sotto un tir. Il conducente muore incastrato tra le lamiere. Lo scontro precedente fra 5 mezzi pesanti, e ci sono stati altri incidenti su questo tratto maledetto, Cessalto, Porto Gruaro, altre persone che non si sono accorti di una coda che sono finiti sotto un tir. E poi a Oderzo, parleremo più tardi, ci collegheremo telefonicamente con Eddie Kaliman per un altro grave incidente, due auto si scontrano frontalmente, una donna muore nel violento impatto. Lucia Cendron, travolta e uccisa per strada, i familiari da 12 anni senza un colpevole, perché purtroppo il destino dei familiari delle vittime della strada è spesso quello di non avere poi giustizia rispetto alla morte dei loro cari. Allora intanto saluto Andrea Danna, collegato con noi, non c'è ancora. Andrea Danna fa parte dei familiari delle vittime, ha perso una figlia in un incidente stradale. Avremo altri collegamenti, ce ne sono altri, Italo, di collegamenti? Per ora non abbiamo collegamenti, ma sono previsti Leonardo Padrin, Michela Morellato, Alberto Ruggine e Andrea Danna, appunto. E in studio saluto e ringrazio l'avvocato Giuseppe Marra. Grazie, grazie, buonasera avvocato, a tutti, bentornato. Per Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Milano, Matteo Baldan. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera a casa. Grazie Baldan. Buonasera, Patto direttore. Per l'autonomia, Leopoldo Bottero, bentornato. Buonasera. Dottor Bottero, grazie molte. E alla mia sinistra, grazie molte a Pietro Dalla Libera, ex consigliere regionale. Grazie, buonasera direttore. Grazie, buonasera e Rosa Poloni dei Lavoratori Precoci. Buonasera, buonasera. Grazie dell'invito. Rosa, mi dicevano in regia che l'avvocato Dalla Libera, proprio venendo qui, ha visto uno degli incidenti, mi pare che... No, non ho visto. Ho telefonato adesso per sapere, perché mi hanno detto che è successo a Oderzo e quindi mi hanno riferito proprio... Che c'è un mortale, c'è che un è caduto a Oderzo. E sentiremo vi dicevo Eddie Kaliman, però vediamo intanto le immagini, perché sono sempre ovviamente immagini molto eloquenti. Vediamo le immagini, tanto per avere un primo riscontro della gravità di questo incidente. Un'auto da una parte completamente distrutta, l'altra dalla carreggiata opposta, e c'è una vittima. Poi sentiremo Eddie Kaliman, qui siamo ad Oderzo. Saluto e ringrazio anche Leonardo Padrin, che vedo collegato. Buonasera direttore, buonasera agli ospiti e ai telespettatori. Grazie Padrin, grazie, bentornato. Lei che cosa pensa quando per l'ennesima volta nei telegiornali si viene a sapere che ci sono stati morti, feriti, insomma è una strage senza fine a cui non si riesce a porre rimedio? Abbiamo studiato le cause, i motivi, soprattutto la disattenzione, l'imprudenza, ma anche la pericolosità di certe strade, di certi incroci. Di chi è la responsabilità, Padrin, di questo massacro interminabile? Ma sono un insieme di fattori, direttore, perché ad esempio una non adeguata manutenzione delle gomme è un altro elemento che noi possiamo mettere la guida assistita che vogliamo, ma se le gomme sono lisce, perché oggi cambiare un treno di gomme costa molti soldi, e poi vediamo che al mattino, magari in questi giorni di quasi ferie no, ma nei giorni ordinari le persone in auto fanno di tutto, non solo telefonano, che questo può essere sicuramente un elemento grave, ma da chi si trucca a chi dà una sbirciata ai messaggi, cioè voglio dire, in auto al mattino, specialmente nelle strade urbane, vedi di tutto. Se questo lo moltiplichiamo per la velocità che viene usata in autostrada,
È evidente che quello che può essere un banale tamponamento in strade urbane, in autostrada diventa una tragedia e un disastro. Quando si guida, bisogna guidare e basta. È proprio così. E purtroppo un'alta percentuale di incidenti, adesso non so se 7 su 10 o siamo più o meno lì, è provocata dal consultare, da chi consulta al cellulare o da chi telefona. Saluto e ringrazio anche Alberto Ruggin di Più Europa. Buonasera Ruggin. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie molte. Parleremo anche d'altro stasera, parleremo anche di politica, di autonomia, di quanto sta accadendo anche a Roma, però siamo partiti... Finiamo tardi allora, direttore. Come? Finiamo tardi, direttore. Finiamo tardi. Eh sì, ormai finiamo tardi. Vista la complessità e i protagonismi della situazione, rischiamo veramente di tenere duro fino a tardi. No, è così. Tra l'altro anche ieri sera abbiamo finito tardi, ma bene abbiamo fatto, perché abbiamo fatto dei grossi ascolti, come quasi tutte le sere a Focus. Allora, sentiamo Leopoldo Bottero, a volte non ci sono molti commenti da fare, o almeno riteniamo che tutto quello che c'era da dire sia stato detto, ma non è così evidentemente, perché non sono serviti tutti gli appelli, tutto quello che si è detto su anche l'educazione stradale. Guardi, nella prima guerra mondiale a casa mia non è morto nessuno, nella seconda guerra mondiale è morto un mio zio. Dopo, durante la pace, è morto il mio cugino in motorino, cioè come a guerra più o meno. E per i giovani è una guerra, e lo è stata di più prima che ci fosse l'obbligo del casco, perché io mi ricordo nel mio comune ogni anno c'era un quindicenne per terra. E non si fa mai abbastanza, ma bisogna anche essere logici, cioè quando si vogliono, vabbè, tante volte gli autovelox servono non alla sicurezza, però... essere contro l'autovelox di principio vuol dire non aver capito che la velocità è un problema, insomma. Poi educazione stradale per i bambini, per i grandi, poi magari anche sulle auto guardare di più alla sicurezza e meno alle performance, no? D'altra parte, se vuoi una macchina che sia un pelo più spaziosa, deve fare i 250 all'ora, che poi alla fine c'è sempre quello che li fa, insomma, no? In autostrada, vengo da un periodo di Spagna dove c'è 120 all'ora e normalmente viene rispettato. Io ero uno dei più indisciplinati, perché abituati noi a essere sempre più pressati. Se quel pezzo di autostrada dove ne muore uno alla settimana andassero a 80 all'ora, ci sarebbero meno problemi. Capisco che a volte può essere un problema, però la velocità è importante. Poi certo l'attenzione, poi tutto quello che gli va dietro. Ha ragione anche Padrin, la manutenzione delle auto, però diciamo che su queste robe qua più o meno ci siamo. Dobbiamo fare di più, anche perché se guardiamo i numeri, qual è la malattia che ammazza più giovani degli incidenti? Non credo che ci sia, perché col Covid se ne andavano gli anziani, no? Quindi è motivo di morte, tra l'altro socialmente costosa e socialmente dolorosa. Perché quando muore un giovane, tutto un paese sta male, la sua famiglia la lasciamo perdere, insomma. Quindi, se si può fare qualcosa, bisogna farlo. E soprattutto, guardate, io sono un nemico delle motociclette, nel senso che i miei figli non gliel'ho mai comprato, piuttosto li portavo in macchina dove bisognava, perché la motocicletta, soprattutto in mano ai giovani, è uno strumento pericolosissimo. Allora, vediamo, non so se con Italo Morao, regista, c'è anche Mattia Pizzella. Intanto vediamo questo grave incidente d'auto in Val Pusteria, 4 feriti, 3 sono veronesi, la più grave è una donna di 76 anni proveniente da Padova. I veronesi non sarebbero in pericolo di vita. Val Pusteria, splendida valle, con delle strade molto, molto ben segnalate, dove non c'è rischio di, diciamo, di trovarsi in situazioni pericolose. Niente, frontale anche lì, non si capisce a volte se si sia trattato di un malore, se sia
sia trattato di un momento di distrazione, di un colpo di sonno. Ecco, purtroppo ci sono anche i colpi di sonno. Vediamo, avete le immagini dell'incidente di Ospitale, penso, tanto per restare da quelle parti, in montagna, le squadre dei Vigili del Fuoco di Pieve di Cadore, assieme al personale sanitario del SUEM, sono intervenute per un incidente che attorno alle 6.15 ha coinvolto 4 autovetture. Una si è ribaltata sulla statale 51 di Alemagna in comune Ospitale di Cadore. Il bilancio è una persona ferita in maniera non grave, la circolazione è stata temporaneamente interrotta e il traffico deviato su una bretella secondaria per consentire ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza l'area. L'intervento si è concluso attorno alle 9.30. Tanto vediamo di adesso sentire, tra poco avremo al telefono Eddie Kaliman per l'incidente di Oderzo. Certo, Avvocato della Libera, l'A4 è diventata veramente una strada della morte, un po' come la Romea, no? Ci sono incidenti a catena, ci sono tamponamenti e questo è davvero un caso ormai è diventato quasi cioè ciclico, non frena in tempo prima della coda per l'incidente in A4 e si infila con la Porsche sotto un tir. Queste sono le immagini di questa auto potente che si è infilata letteralmente sotto un tir e ovviamente il conducente era da solo, è morto straziato tra le lamiere. Purtroppo i Vigili del Fuoco impiegano ore per estrarre i corpi da quanto rimane di queste vetture. Oltretutto ci sono stati anche oggi gravi problemi di traffico con code di chilometri in direzione di Trieste, la 4, la Venezia-Trieste. C'è il tratto tra Cesalto e Porto Gruaro che quasi ogni anno purtroppo segnala degli incidenti molto gravi, come sembra sia successo anche recentemente, anche oggi mi pare. Sì, oggi, questo è proprio quello di oggi. È proprio un incidente classico, un tamponamento a catena, poi l'auto che arriva non si accorge per tempo e l'auto è più bassa del tir, va ad infilarsi sotto e quindi là è difficile purtroppo. Soprattutto in quel tratto dove ci sono due corsie, no? Ci sono solo due corsie, e quindi c'è un traffico molto concentrato e molto elevato e sono solo due corsie. Ci sono molti, molti camion, molti tir, eccetera, quindi è facile che dovesse succedere un tamponamento, chi arriva a una velocità un po' più elevata fa fatica a fermarsi, per cui lì è necessario insomma, sicuramente che venga realizzata e ultimata la terza corsia. Allora vediamo altri incidenti perché di questo stiamo parlando e qui non c'è il problema dell'emulazione, no? Molto spesso quando parliamo di cronaca nera, di violenza, si dice per esempio giustamente quei femminicidi non bisogna indugiare troppo sui particolari per evitare che qualche psicolabile possa in qualche modo essere spinto a compiere gli stessi reati, e qui no, e qui ne parliamo di più e nei dettagli perché bisogna spaventare le persone anche attraverso della pubblicità ad hoc per veramente far capire che andare in auto significa avere una pistola puntata alla tempia se non si guida in maniera prudente. Allora vediamo c'è un servizio su Mortale al Cavallino, vediamo. Quello che doveva essere l'inizio di una vacanza in tranquillità qui a Cavallino Treporti si è trasformato in una tragedia per una coppia di turisti tedeschi di 66 anni che sono stati travolti da un'auto mentre erano in sella al loro scooter. È accaduto in via Fausta poco dopo le 19. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta per i rilievi, la coppia arrivava da Punta Sabbioni ed era diretta verso il camping quando è stata presa in pieno dall'auto con a bordo una famiglia di Mestre, marito e moglie con le due figlie sul sedile posteriore, rimasti illesi ma in forte stato di shock.
Sul posto un'ambulanza dei volontari della Croce Verde di Cassavio e quella del pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo, mentre dall'ospedale di Treviso era stato allertato anche l'elisoccorso, fatto rientrare una volta appurato che per la coppia non c'era più nulla da fare. La polizia non è riuscita a risalire subito alla loro identità perché avevano lasciato i documenti nel camping dove ora è rimasto il loro camper. Erano arrivati da poco tempo, da un giorno o due, e avevano iniziato la vita tradizionale che si sviluppa nel mondo del campeggio quando si è in vacanza. Quindi si vive la spiaggia, si vive il mare, poi si cerca di avere conoscenza del territorio circostante. Questi signori si stavano spostando per vedere località serali del litorale e purtroppo il destino non li ha favoriti. Stiamo aspettando sostanzialmente notizie dai parenti per decidere cosa vorranno fare relativamente alle attrezzature che sono rimaste qui, perché erano arrivati con un camper e il camper adesso è parcheggiato all'interno. Non era la prima volta che la coppia sceglieva Cavallino come meta per le vacanze. Certamente il Cavallino lo conoscevano almeno come destinazione. Da noi sono venuti, come le dicevo, qualche giorno fa. Crediamo, guardando il database, che fossero anche ospiti che già in altre occasioni erano venuti a trovarci, insomma. Da chiarire la dinamica. Sembra infatti che l'auto abbia improvvisamente sbandato colpendo in pieno lo scooter, ma ogni ipotesi è al vaglio delle forze dell'ordine. Non sarebbe il primo grave incidente lungo quella strada di competenza della città metropolitana, ma in questo caso, evidenzia il sindaco, non è imputabile alla strada che viene continuamente sistemata, dice. Oltre al dispiacere per i due turisti tedeschi, il dispiacere anche per questa famiglia italiana che nel nostro litorale era stata per godersi un weekend. Purtroppo quando ci si mette alla guida del proprio veicolo bisogna stare sempre molto attenti e prestare attenzione. Le strade sono strade sicure, che rispettano le norme, che vengono regolarmente detenute in uno stato di manutenzione, però a volte le cose capitano. Prestare attenzione, andare piano, queste sono regole buone e noi come amministrazioni continueremo a fare le manutenzioni. La sindaca di Cavallino Tre Porti, Roberta Nesto, vediamo anche cosa è successo più o meno. Rocchette, un'auto, tutto questo in 48 ore, non nel giro di due settimane. Un'auto ha urtato uno scooter disarcionando il motociclista che è finito a terra, è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita il motociclista ferito che questa mattina è stato portato all'ospedale di Sant'Orso dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Piovene Rocchette. L'uomo, un valdagnese di 41 anni, in sella al suo scooter Phantom 250, stava viaggiando in via Tiena in direzione Schio. Verso le 7.30, in prossimità dell'incrocio con via Pilastri, sarebbe stato urtato per cause in corso di accertamento da parte degli agenti di polizia locale Alto Vicentino da una BMW che stava sopraggiungendo alle sue spalle nella stessa direzione di marcia. A soccorrere il biker a terra i sanitari del SUEM che lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Allora Ruggin, poi abbiamo anche assistito a dei fatti incredibili dopo gli incidenti stradali. Ieri è stata arrestata una signora di 71 anni che proprio sulla scena di un incidente stradale ha approfittato della distrazione della polizia per sottrarre la borsa di una delle vittime di questo incidente, che era stata appoggiata su un cofano, no? Poi è stata filmata dalle videocamere e poi è stata quindi identificata e ovviamente arrestata dai carabinieri. Questo è un fatto gravissimo, ma io invece vorrei tornare sulla guida pericolosa, insomma, quello che purtroppo si vede, credo, quotidianamente in tutte le strade urbane, provinciali, sulle autostrade, cioè ci sono macchine che viaggiano su strade di campagna a velocità sconcertanti, a dir poco, no? 150 all'ora.
Assolutamente sì, direttore, e anche per questo io non mi permetterei mai di fare, diciamo, la morale agli altri, perché voglio sfidare chiunque, anche presente in studio, almeno una volta non si è lasciato distrarre da un cellulare, da un suono, da una telefonata, da un messaggio. È capitato, penso, a chiunque. Dopo, se qualcuno c'è davvero di santo in studio, alzi la mano. E quindi dico, io mi ci metto per primo. Manca la voce. Così è andato via l'audio, non so se forse inavvertitamente. Allora, adesso mi sente, ecco, sì, adesso sì. Allora, adesso sì. Oggi la tecnologia ci dà la possibilità di avere delle auto a disposizione che parliamo con il viva voce al telefono della macchina, abbiamo anche addirittura i messaggi vocali, possiamo avere gli occhi fissi alla guida senza distrarci, perché questo è uno dei principali motivi di distrazione, il telefono, soprattutto la messaggistica del telefono, non tanto le chiamate, ma il fatto che tanti rispondono ai messaggi mentre guidano, questo è uno dei problemi. Io mi rendo conto che oggi le auto, anche quindi chi vende le auto, mette a disposizione dei modelli che oggi davvero vengono incontro più possibile alle esigenze, perché ormai siamo veramente dipendenti anche da questi telefoni e dobbiamo sempre rispondere, quindi si può parlare al telefono in auto guardando sempre la strada, rispondere vocalmente ai messaggi, cioè io non capisco perché ancora oggi ci sia tanta distrazione, ci sia gente che sfida, e secondo me, direttore, a differenza di quello che lei diceva, c'è a volte anche un po' un effetto emulazione tra i giovani, perché se noi guardiamo a quello che è successo anche a Roverchiara qualche settimana fa, addirittura corse clandestine organizzate attraverso Telegram, social, si sono trovati decine di ragazzi a chi correva più forte, ci sono anche i video in rete, piuttosto che a volte video che si registrano di chi va più veloce, poi questi vengono magari su TikTok, vengono emulati da altri ragazzi, quindi anche la sfida della velocità, sempre pensando che a te non possa mai capitare, perché questo è il punto. Io sfido, alzo la soglia del pericolo, praticamente non esiste più. È una dinamica molto adolescenziale, lo dico da pedagogista e da insegnante, la dinamica della sfida, che di solito verso i 16-17 anni, 18 massimo, dovrebbe esaurirsi, invece è sempre, diciamo, una cosa che resta molto, soprattutto nei giovani, diciamo, odierni. Ci vuole educazione, ci vuole veramente maggiore educazione stradale, ancora di più nelle scuole, entrando anche con modelli che siano impattamente visivi ai ragazzi di quelle che possono essere le conseguenze. Adesso, per carità, magari dico una cosa che può essere semplicistica, però ad esempio anche le immagini che sono state messe nei pacchetti di sigarette abbastanza inquietanti hanno dimostrato che almeno un 10-20% di consumo di fumo è stato diminuito, quindi anche immagini forti che vengono predisposte in alcune campagne, ho visto anche sul codice della strada e sugli incidenti stradali, dovrebbero essere ancora più forti, secondo me, le immagini e le conseguenze, perché se non si porta davvero alla riflessione, alla rieducazione, non se ne viene fuori. Noi possiamo inasprire quanto vogliamo il codice della strada, ed è stato inasprito tantissimo negli ultimi 20 anni, anche ultima adesso qua le norme di Salvini, alcune magari che non sono completamente d'accordo, perché si va tanto sul codice penale, e vi ripeto, c'è già l'omicidio stradale, ci sono già tantissime sanzioni, e nonostante il reato di omicidio stradale sono aumentati i morti sulle strade, quindi ripeto, investiamo, lo dico sempre, sull'educazione, sulla prevenzione, perché altrimenti non se ne viene fuori. È vero, ha fatto bene a ricordare casi come, per esempio, io ricordo quello dei quattro youtuber che a Roma andavano a una fortissima velocità con un SUV, si filmavano queste imprese, hanno centrato una Smart con una donna, una bambina di 5 anni che è morta, e quindi sono fatti spaventosi. E, tra poco dovremo avere Eddie Kaliman per l'incidente di Oderzo. Intanto saluto Michela Morellato, scrittrice, opinionista. Buonasera Morellato. Buonasera a tutti, buonasera. Ma è vero che si trasferirà presto in Tennessee con suo marito, la famiglia, il marito è un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti? Nella patria del country. Finalmente andrò a vedere questi luoghi che non ho mai conosciuto, anzi sono stata una volta, ma era a Knoxville, io andrò a Nashville. A Nashville, fantastico, fantastico. Ma scusi, volevo dire, direttore, sì. Io arrivo come sempre in gamba tesa perché ho appena aperto e scusate per il ritardo,
però secondo me qui in Italia c'è un problema culturale sull'educazione, l'educazione stradale non è un discorso del fatto quanto dobbiamo inasprire, quanto dobbiamo studiare, perché io le dico, direttore, che in Italia ho l'autista o prendo i taxi da quando ho 18 anni, non ho mai voluto fare la patente, perché per me fare la patente, cioè in Italia guidare è un pericolo per la vita, la gente secondo me, a mio parere, non sa guidare, è maleducata, non, quando ti vedono, io sono un grande pedone e amo la bicicletta, quindi quando giro nella mia bellissima Vicenza ho solo la bici o vado a piedi o ho l'autista per lunghe distanze. Quando ti vedono passare le strisce pedonali e invece frenare, accelera. Già questo vuol dire che sei veramente una testa, hai capito, di beep. Ed è la maggioranza degli italiani, perché da Vicenza a Napoli sono tutti uguali, almeno questo dobbiamo dirlo. Poi magari Napoli sono un po' più esagerati, però anche nel nord Italia, secondo me, la guida è maleducata. E io parlo perché in America ho preso la patente in 2 settimane, ho speso $72, non ho mai fatto un incidente in 3 anni, adesso facciamo ferro così, però voglio dire, lì tu sai che stai guidando, che sei un rispettabile cittadino e sai che se succede qualcosa sei responsabile e vai dentro, e quindi per me il discorso delle restrizioni in Italia sono anche troppo poche ancora. E lì si può guidare negli Stati Uniti a 16 anni, no? Si può avere la patente certo, a 16 anni certo. Con dei macchinoni. Io dico, secondo me è tutto un discorso culturale e di educazione civica, soprattutto educazione. Io sono italiana, non è che sto vantandomi da americana, mi vergogno di questi aspetti di noi italiani che magari una persona che è stata negli Stati Uniti e ha vissuto là si rende conto, una persona che non ha la possibilità di visitare il mondo o di vivere in un altro paese non si rende conto. Questo volevo dire. Ecco, poi devo dire, non tutti ovviamente hanno la possibilità di avere uno chauffeur, no? Cioè di poter andare in macchina con un autista. Io lo faccio perché io sono una persona intelligente, e devo dirlo questo. Io sono sicura che se guido la macchina in Italia, non ho la pazienza di stare al mondo con le persone maleducate. Quindi se uno mi fa un dispetto in macchina o mi urla dietro, io accelero, ti vengo dietro. Cioè, sono fatta. E quindi io per il bene della società, per il bene della strada, per il bene, mi rendo conto che sono io il problema. E quindi non guido. Evita di mettersi al volante. Evita. Senta, no, ha ragione, sono d'accordo sulla mancanza di rispetto per i pedoni. In altri paesi, se si viaggia, provate ad andare in Inghilterra, se vi avvicinate alle strisce pedonali, incominciano a fermarsi 150 metri prima, per cui quando tu metti il primo piede sulla striscia sono già fermi e stanno attentissimi, perché lì se investi un pedone in Inghilterra ti mettono in galera e stai lì degli anni, eh? Omicidio stradale, non omicidio, distrazione, errore, vai in galera, non c'è niente da fare. Allora, grazie Morellato, poi parliamo anche di politica degli Stati Uniti, perché lei di Stati Uniti si intende molto, avendoci vissuto tanti anni. Allora, sono anche americana, e anche se sono italiana, mia famiglia è americana, abitiamo lì, insomma, conosco bene la situazione faccio parte del team Trump, infatti è qua dietro Trump, lo vedete? Una trampiana di ferro. Una trampiana di ferro, anche spesso ospite della Zanzara, di Giuseppe Cruciani e di David Parenzo. Allora, Rosa Poloni, torniamo sugli incidenti stradali, su quello che purtroppo accade quotidianamente. Io sto pensando alle mamme, agli amici delle mie figlie che non ci sono più, e tutti credo abbiamo qualcuno che ha perso un figlio, a volte figli unici, e sono tragedie da cui non ci si rimette più. Sono quelle cose che ti cambiano la vita e ti devastano. Io alle mie figlie dico sempre, ho sempre detto, arrivate 10 minuti
minuti in ritardo, arrivate un'ora in ritardo, ma siete sicure di arrivare, perché se vi succede qualcosa non arrivate neanche in ritardo, solo anche un piccolo tamponamento, qualsiasi cosa, rallentate. Ed è vero, non sappiamo guidare. Tu, quando io se sto ferma a un attraversamento pedonale, passano 10 macchine, tutte col cellulare, tutti incazzati, tutti... E io mi dispiace, sono dell'era analogica, il telefono mio sta dentro in borsa e non rispondo. E io sono stata abituata che non ce l'avevo e il mio telefono sta in borsa. Certo, uso Google Maps se serve qualche volta, se... però solo quello. Io se arriva un messaggio non lo vedo, anche se ho... E mi studio prima il percorso, mi fermo e torno indietro se per caso, non distolgo mai gli occhi dalla strada. E capiamoci, tutte le mamme di notte non dormono aspettando quella telefonata e ti dicono sempre: è meglio che arrivi a casa tuo figlio senza patente che la patente senza tuo figlio, perché è questo che succede, sono tragedie in mani. È vero, non sappiamo guidare e credo che sia anche un problema. Proprio non teniamo conto che non siamo soli, perché tu vai in qualsiasi parte, la gente non ti fa passare, tu vai al mercato, occupano tutto lo spazio, tu vai al supermercato, devi continuamente chiedere permesso, la gente non ha sensazione dello spazio, ognuno occupa il proprio spazio senza tener conto che c'è anche qualcun altro. In strada io freno 3 volte prima di girare a sinistra perché so che quello dietro potrebbe essere distratto, faccio la rotonda e giro a destra. Se, perché? Perché è un eccesso di prudenza, perché so che le persone sono davvero così distratte, siamo distratti nella vita e c'è questa maledetta fretta che non so dove dobbiamo andare. Per guadagnare 10 minuti perdiamo la vita, perdiamo cose importanti che sono molto più importanti di tutto il resto. Cioè dobbiamo veramente capire che la macchina è un'arma puntata senza sicura, è un'arma che ti ammazza persone, ammazza bambini, ammazza... E, non lo so, guarda, veramente ogni giorno succedono queste cose. Io veramente adesso ho in mente le mamme che hanno perso i loro figli e poi le ricerchi, poi non ti dai pena, poi non ti dai... E la stanchezza, fermatevi, di notte fermatevi, dormite in un autogrill, dormite in una piazzola, dormite, dormite un'ora, ma quando avete una sensazione di sonno, fermatevi. Perché di notte succedono tanti incidenti. Giustissimo, anche perché poi bastano 10 minuti per riprendersi, no? Non bisogna stare lì a dormire tutta la notte, cioè, si può fare una schiacciare un pisolino e poi si riprende piuttosto freschi se non si ha ancora tanta strada da fare. Allora, incidente molto grave ad Oderzo, ci dice tutto Edi Kaliman della nostra redazione di Treviso. Allora Edi, cos'è successo? Direttore, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera ai telespettatori. Sì, ero presente sul luogo in cui è accaduto l'incidente in via Verdi a Oderzo, un rettilineo molto lungo che dal centro di Oderzo sostanzialmente va verso Fontanelle, la strada che si percorre verso Conegliano, una strada sempre molto trafficata e congestionata. A quell'ora erano circa le 17.30 quando l'incidente, vediamo le immagini, sto seguendo da casa, è successo, perché devi sapere, direttore, che un'altra strada, un'altra laterale era bloccata per un mezzo fermo per pericolo di esplosione, perché aveva avuto dei problemi con il suo impianto a gas. Come vediamo dalle immagini, l'incidente ha avuto un impatto fortissimo e devastante. Una signora, una settantenne del posto, abitava nella casa da cui stava uscendo per immettersi in questo rettilineo, è stata centrata in pieno da un'Alfa che era guidata da un ragazzo, anche lui in gravissime condizioni, portato all'ospedale in situazioni critiche. La signora purtroppo non ce l'ha fatta. Era una signora settantenne molto conosciuta in paese, frequentava molto il centro di Oderzo e tutta la vita comunitaria della città. Come vediamo dalle immagini, per lei al momento dei
per l'arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. I testimoni che erano lì sul posto ci hanno detto abbiamo sentito un fortissimo boato, siamo arrivati e abbiamo visto questa tragedia. Ovviamente sul posto vigili del fuoco, carabinieri per delimitare la zona e allontanare i curiosi, la polizia locale che anche con l'utilizzo del drone è intervenuta per effettuare i rilievi del caso. L'incidente è venuto intorno alle 17.30, come dicevo, la salma è stata portata via solo dopo le 20.30, intorno alle 21 ovviamente ha dovuto la salma ha dovuto effettuare il riconoscimento da parte dei familiari che abitando di vicino erano tutti sul posto e che nessuno ovviamente ha avuto il coraggio di avvicinare perché giustamente sconvolti. Insomma, avremo notizie su chi era questa signora settantenne, ovviamente daremo degli aggiornamenti nei telegiornali di direttore. Questo è l'ennesimo incidente, come raccontavi, nelle strade del Veneto, e ti do un aggiornamento. Mentre eravamo lì abbiamo ricevuto notizie intorno alle 20 che c'è stato un altro grave incidente a Vedelago, dove un motociclista si è scontrato con un'auto. Motociclista attualmente in gravi condizioni, è intervenuto anche l'elicottero da Padova, direttore. Grazie Eddie Kaliman. C'è stato anche un incidente oggi, un mortale nervese della battaglia. Italo Morano in regia con Mattia Pizzaia, già che ci siamo, se riusciamo a darlo, sentiamo, vediamo. È andato dritto alla curva, ha fatto un volo ed è finito nel fosso. Sono le agghiaccianti parole della giovane che ieri sera attorno alle 20 ha visto la tragica fine di Alberto Borsoi, imprenditore 52enne di Spresiano, morto nello schianto con la sua moto contro un guardrail lungo la provinciale 248, la strada schiavonesca a Nervesa della Battaglia. Uno schianto terribile la cui ricostruzione è al vaglio dei carabinieri giunti sul posto assieme ai sanitari del SUEM. Il 52enne in sella alla moto dal centro di Nervesa stava andando in direzione Bidasio. Alla curva di fronte all'ex sede della Nervesa Moda Uomo però il motociclista è andato addosso al guardrail. Il mezzo è rimbalzato sulla strada mentre l'uomo è finito nel fossato. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i rilievi delle forze dell'ordine. Non è escluso che l'alta velocità abbia avuto un peso determinante nello schianto. È la seconda volta che le strade di Nervesa si macchiano di sangue in meno di una settimana. La notte tra sabato e domenica, infatti, la Ponte Bana è stata fatale al 18enne Cheik Tidiane, che è stato investito poco prima dell'alba e ha trovato la sua morte sul ciglio della strada. Ora questa nuova tragedia. Purtroppo dobbiamo dire che in questo momento questa catena ci vede un po' di sfortuna per questa serie di incidenti. Diciamo che anche in questo caso fortunatamente non sono rimasti coinvolti altre autovetture, altre persone. Purtroppo una persona che stava conducendo una moto ha avuto questa fuoriuscita di strada. E quindi adesso le autorità competenti faranno le indagini per capire le motivazioni per cui è avvenuto questo incidente. Sono traumi anche per persone che non sono proprio coinvolte direttamente. Pensate alla morte del 18enne sulla Ponte Bana, una infermiera che arrivava con la sua auto dopo altre tre auto, ha investito un corpo. E si è pensato fino all'ultimo momento che fosse stata lei a travolgerlo per prima, per cui pensate anche all'angoscia di questa donna che pensava di avere ucciso questo 18enne che invece era stato travolto dalle auto che l'avevano preceduta. Era vestito di nero, era notte fonda e quindi questa donna ha semplicemente... è andata sul corpo con l'auto di questo povero ragazzo. Baldan, poi c'è anche il fattore abuso di alcol, uso di sostanze stupefacenti, per dirla tutta. Indubbiamente, direttore. Innanzitutto io volevo, prima di dire ciò che penso al riguardo, ringraziare tutti i soccorritori in genere, tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco che in tutte le immagini che noi abbiamo visto in questi minuti, a loro in questi casi dobbiamo tutto, sanitari in primis, infermieri, dottori,
e tutte le persone che si adoperano per salvare le vite in quei momenti concitati, senza dimenticare che tra l'altro tristemente in questi giorni all'onore della cronaca è balzato il fatto che c'è stato un incremento del 40% delle violenze nei confronti dei sanitari di genere femminile, ahimè. Al di là di questo, che io considero un ringraziamento più che dovuto, che molto spesso insomma passa in secondo piano, purtroppo gli incidenti stradali, come tutte le tragedie più o meno grandi, sono create da un susseguirsi di cause. È sbagliato generalizzare, perché molto spesso la sbandata, ad esempio, dell'auto a cavallino potrebbe anche essere un animale che attraversa la strada, l'ultimo fa sbandare l'auto, non si tiene più il controllo dell'auto, causa l'incidente, le due persone in scooter vengono sbalzate e perdono la vita. Quindi generalizzare in genere, soprattutto in questi casi, è sbagliato. Purtroppo credo anche che sulle strade si riversa ogni giorno una sorta di specchio della società. Ci sono le persone più attente, ci sono le persone menefreghiste, ci sono le persone che, in barba a qualsiasi norma del codice della strada, la eludono con facilità. C'è l'abuso di alcol, c'è l'abuso di droghe, purtroppo ci sono ancora sacche della società che ci dicono che magari l'abuso di alcol non è un problema, non è un problema l'uso di droghe, e succedono incidenti anche per questo. Io, a differenza di quello che ho sentito fino adesso, mi permetto di dire che la tolleranza zero forse non è la soluzione, ma indubbiamente una vera tolleranza zero farebbe diminuire il numero di morti e di feriti sulle strade. Porto un esempio sul mio vissuto personale. Io ho vissuto qualche anno in Inghilterra, guidavo in Inghilterra, e come previsto dal codice della strada, il telefono mobile, quindi il cellulare in macchina, deve essere collegato all'auto e riposto lontano dal guidatore. Perché? Perché se si viene fermati per un controllo e il cellulare è nelle immediate vicinanze del guidatore, vengono detratti, anzi in quel caso aggiunti dei punti. La tolleranza zero significa agire in modo deciso sulle norme. Sicuramente poi abbiamo delle arterie stradali che hanno bisogno di investimenti, che hanno bisogno di manutenzione a tutti i livelli, e poi una parte importantissima, e qui mi collego al discorso che qualcuno ha fatto prima, indubbiamente l'educazione stradale non diventa più soltanto un fattore di educazione stradale, ma un vero e proprio discorso di educazione civica, rispetto della vita altrui, perché molto spesso, a me capita di dirlo spesso ai miei familiari piuttosto che ai miei amici, stai attento quando vai via in auto, ma non stare attento solo a quello che fai te, stai attento anche a quello che fanno gli altri, ed è un po' un paradosso, però purtroppo è una triste verità. Sono tutti incidenti quelli che abbiamo visto, che probabilmente hanno una storia a sé, sono successi per vari motivi, ed è una cosa dove tutti, a tutti i livelli, dovrebbero fare la loro parte. Allora, centinaia di sms, di WhatsApp, qui si invitavano le forze dell'ordine a provvedere con controlli più severi. Adesso sentiamo l'avvocato Giuseppe Marra, però volevo farvi sentire cosa ci ha mandato un audio Romina Ceccato, che ha perso un figlio nell'incidente di Jesolo, in cui furono quattro i ragazzi a finire in un canale per colpa di un uomo che li ha speronati e li ha praticamente spinti dentro questo canale. Questo signore, tra l'altro, è ancora in libertà. Sentiamo cosa ci ha detto poco fa, perché aveva saputo dell'incidente, dei due incidenti sulla 4. Sono appena stata informata adesso che sull'autostrada, visto che mio marito è anche luogotenente dei carabinieri, mi hanno chiamato anche delle persone, e sono stata appena informata adesso che sono successi due incidenti, uno tra Sistina e Portoguaro e uno sempre su questo tratto di autostrada, e un altro sull'autostrada di San Donà, dove uno con la Porsche correva ed è andato a finire sotto un tir, dove stava fermo, varie cose. Io
so che stasera il signor Down mi ha chiamato e mi ha mandato un messaggio. Io non sono contro di lui, però penso che l'insistenza di voler essere al centro dell'attenzione molte volte, per carità, lui ha le sue idee, io le rispetto, però per me le vittime sono tutte uguali, non sono di serie, cioè non c'è più importanza la moto, la macchina, i pedoni, l'importanza è la vita ed è la cosa più importante. Comunque. Ecco, ma siete tutti molto apprezzabili e encomiabili, direi, familiari delle vittime della strada, perché fanno delle loro battaglie personali, delle crociate. Non è protagonismo né quello della signora Ceccato né quello di Andrea Dan, ma la volontà di porre fine a questa carneficina. Lo vedo finalmente collegato Andrea Dan, però prima vediamo un servizio dei colleghi di Rai, del Rai 3, il TGR su Rai 3, che avevano intervistato Romina Ceccato proprio a testimonianza di un dolore che non può passare. Vediamo. Di vita ne abbiamo una e dobbiamo imparare e insegnare a salvaguardarla. Bene lo sanno i familiari delle vittime di incidenti stradali. Sono quasi 4 anni da quando un pirata della strada si è portato via Riccardo e altri 3 amici. Stanotte un incidente mortale con altri 2 ragazzi. Immagino che sia come rivivere quel dolore. Sì, si può dire che non è come riviverlo, ma è come sempre ricevere una pugnalata su quel dolore, su una ferita che non si può mai chiudere e mai si chiuderà. Questa mamma da tempo fa una proposta che qualcuno trova scioccante. Nei posti dove le strade sono pericolose, mettiamo un'auto disastrata e quel guidatore, quel ragazzo che prende la patente, che con l'istruttore fa quella strada, gli viene normale chiedere come mai quella macchina è ridotta così. Partecipa con l'ULS 2 marca trevigiana ad un tavolo sulla sicurezza stradale che coinvolge anche le autoscuole e spera di allargare il progetto a tutti i sindaci del Veneto orientale. Intanto rivolge un appello alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La Meloni è una mamma. Io ci credo che abbia un cuore. Quindi perché non venire qui ad ascoltare anche cosa noi vogliamo associazione e cosa possiamo fare insieme per collaborare? Impegnarsi tutti insieme per arginare questi morti sulle strade. Abbiamo bisogno noi dei nostri giovani, anche voi parlamentari avete bisogno dei vostri giovani che vengono a votare perché credono in quello che fate. Dateci una mano, collaboriamo, ve lo dice una mamma, guardate che fa male perdere un figlio. Allora, questa è un'intervista a Romina Ceccato dei colleghi del TGR Rai 3 del Veneto. Allora, poi ci collegheremo con Andrea Danna, Giuseppe Marra. Il dato che comunque si può ovviamente trarre da queste diverse posizioni, da quello che vediamo ogni anno, perché ogni anno ci troviamo sempre a luglio, ad agosto, purtroppo, a dover commentare queste cose. L'abbiamo fatto l'anno scorso, l'abbiamo fatto 2 anni fa, ed è chiaro che il filo che conduce questo è sempre, come dicevano giustamente in collegamento, ma anche qui gli ospiti a studio, l'elemento culturale, no? Quindi dal punto di vista dell'educazione civica, giustamente come diceva il consigliere Baldan, occorrerebbe fare un passo in avanti. Ci tengo a precisare che sì, che per quanto riguarda la riforma del codice della strada, mi correggerà anche il collega della Libera, cioè ancora siamo in ultima lettura, in Senato si andrà a decidere ovviamente quali sono le ultime, quindi inasprimento o meno, c'è sempre tempo, la possibilità di cambiare le cose, però è vero che un messaggio forte deve essere andato, quindi bilanciamo quello che è un messaggio forte di repressione, anche di atteggiamenti che non vanno bene, con quello che è stata l'introduzione con il ministro Valditara dell'educazione civica all'interno, cioè dell'educazione stradale all'interno dell'educazione civica. Io purtroppo, per fortuna, non sono un padre di famiglia, ma ogni elemento in più che comunque si riesce a dare a questi ragazzi e quindi anche alle mamme che possono trovare un aiuto in elementi educativi all'interno della scuola fanno la differenza. E ai papà, scusa. Come? Alle mamme e ai papà. Sì, io sì, sì, no, perché ho detto io non sono papà, quindi... No, ma scusami. Ma ci mancherebbe altro, va bene, mi veniva più spontaneo, ma non volevo assolutamente. Mamma esatto. Però la mamma, esatto. La mamma.
e quindi la possibilità comunque di riuscire ad entrare. Poi un'altra considerazione finale, che purtroppo al continuo aumento della denatalità negli ultimi decenni sono aumentate tantissime le morti, quindi bisognerà capire come intervenire su questa cosa. L'ultimissima riflessione è quella che la sensazione che sempre all'aumento di strumenti di sicurezza all'interno con le nostre auto, l'aumento di potenza e di un messaggio di sicurezza illimitato, bisogna capire un attimino anche le case costruttrici fino a dove devono arrivare insieme alla nostra comportamento alla guida. Quindi, sì, si ammazza con una Porsche, No, esatto, quindi... ma voglio dire, ci sono anche... io guido un'automobile che magari non ha questo video touch, se anche non l'avesse, questo video touch che induce a, quindi, la cultura e un messaggio che aumento la potenza perché ho molta più sicurezza. Alcune volte non è così. Quindi speriamo che le cose possano cambiare. Alla fine è sempre una questione di cultura e di educazione ai giovani ragazzi. Dopo, è vero che la Regione Veneto tanti anni addietro, e io abito in provincia di Vicenza, per andare da Bolzano Vicentino anche a Sandrigo, c'è un'automobile che è ben esposta. Sì, ecco, quindi anche quello è il messaggio anche il messaggio di fare, chiamiamolo timore, di far paura affinché i ragazzi si rendano conto che le conseguenze sono le loro condotte e non che qualcuno possa fargli del male. È un concorso tra tutti. Grazie avvocato, poi torniamo da lei. Abbiamo al telefono Andrea Danna, abbiamo tentato inutilmente di fare un collegamento Skype, ma non ci sono problemi. Buonasera Dan, grazie per essere. Buonasera a voi, dispiace, un'ora che provo ma non riesco via Skype. Succede nelle migliori famiglie. Allora ricordo che lei ha perso una figlia in un incidente stradale e da allora si occupa proprio molto, con grande scrupolo, serietà, degli incidenti stradali degli altri, per prevenirli, per cercare di migliorare la situazione. Oggi mi diceva dell'indifferenza della politica a giudicare, diciamo, dal silenzio delle persone a cui lei ha chiesto di intervenire. A chi si riferiva in particolare? Beh, diciamo che questa sera sono arrivati i primi risultati, però sono 2 o 3 giorni, tanto per dire che mi sto contattando direttamente Bruxelles, direttamente con alcuni contatti con nuovi europarlamentari che fino a 15 giorni fa al telefono rispondevano. Da ieri, da oggi ho iniziato a interpellarli per vedere se in questi 15 giorni hanno fatto qualcosa, qualche collegamento alle commissioni competenti a Bruxelles europee per poter promuovere l'obbligo dell'airbag ai motociclisti, e sono irreperibili. Sia le segreterie sono irreperibili direttamente. Io non so se questi nuovi europarlamentari veneti, non faccio i nomi, sono ancora in ferie, attendono l'apertura, però se rispondono alla telefonata, figuriamoci quando arriveremo poi in commissione. Oggi, come dicevo, ho avuto 2 buonissimi contatti, perché sono stato contattato dalla segreteria della giunta comunale di Treviso, i quali mi hanno fatto 2 proposte molto molto concrete, per cui l'ultimo venerdì di settembre ci sarà una giornata sulla sicurezza stradale a Treviso, ci sarà un primo evento a Treviso sulla sicurezza stradale, e spero che questo evento che viene organizzato a Treviso poi venga accolto anche da tutti i quasi 100 sindaci della Marca, per cui io invito tutti i sindaci di Treviso di iniziare ad abbracciare tutte le associazioni. C'è un bel gruppo di associazioni nel Trevigiano, siamo 30 associazioni che vanno dal settore, diciamo, della sicurezza, dal settore ambiente, dal settore salute. Ricordo la voce di Lisa, ricordo i veneti schiacciati dalla crisi, ricordo in memoria di Mattia Battiston, vittima del lavoro. Mando un appello ai sindaci, date più forza a questo volontariato. Un'altra bella notizia, ho avuto oggi una soffiata, se mi permette, però ho sentito che sta partendo qui dal DLS. Cos'è un DLS? È un nuovo decreto legge statale che viene promosso da alcuni consiglieri regionali e da un onorevole trevigiano. Questo nuovo decreto legge statale avrà sempre come principio l'obbligo dell'airbag ai motociclisti.
Sto muovendo con tutti i canali possibili, Commissione Europea, Consiglio dei Ministri, Camera dei Deputati, Senato, ma noi continuiamo a avere 630 morti sulle moto. I vostri partecipanti in questa serata, come mi potrebbero aiutare per dare obbligo all'airbag ai motociclisti? Ne parleremo, ne parliamo, vediamo chi potrà intervenire al riguardo. Grazie, grazie Andrea Dan, grazie molte, dei familiari delle vittime della strada. Tra le sue iniziative c'era stata anche una marcia da Treviso a Roma per sensibilizzare sui temi della sicurezza. Vediamo un servizio di qualche tempo fa. Emanuela è partito da Piazza del Signore a Treviso per raggiungere Roma attraverso Mezza Italia e fermandosi nei singoli paesi per sensibilizzare sui temi della sicurezza alla guida. Da Treviso a Roma in memoria della figlia Emanuela, morta 6 anni in un incidente stradale. Lunedì è stato accolto ad Adria dal sindaco Omar Barbierato. Negli ultimi 6 anni abbiamo 4.200 italiani morti sulle due ruote. Ho un urgente appello da mandare al governatore Zaia, un invito che già sin da subito, sin da oggi, si attivi col Consiglio dei Ministri, si attivi con il Premier, perché la mozione veneta votata per dar obbligo dell'airbag alle due moto, perché per noi sono vittime vulnerabili, sia in qualche modo, diciamo, visionato dal Consiglio. Servizio del quotidiano multimediale Rovigo in diretta. Adesso tra poco parliamo di politica, volevo sentire ancora l'avvocato Dalla Libera sul tema della sicurezza stradale, su quanto si dovrebbe fare. Ancora oggi è incredibile, ma lo dicono gli uomini della Postrada, ci sono persone che guidano senza le cinture di sicurezza. Cioè, è incredibile, ma vero. Le cause degli incidenti sono molteplici, sono tante. La disattenzione, l'uso del telefonino, i sorpassi, la velocità non adeguata. Magari la poca esperienza nei giovani nella guida, anche questo, perché chi ha molta esperienza di guida magari può pensare al pericolo dov'è, lo vede prima il pericolo, perché capisce, conosce la strada e l'ha fatta tante volte in macchina e si rende conto che magari se vede uno davanti che rallenta, meglio non sorpassarlo, perché ci può essere uno davanti ancora che gira a sinistra. Faccio un esempio, magari uno che è di le prime armi con la guida, diciamo, vede uno che rallenta e magari lo supera, e lì magari fanno l'incidente, c'è il pedone magari succede che attraversa. Il punto di Treviso, si ferma una macchina, prima si ferma, la seconda non vede il pedone e lo prende lì. Purtroppo è successo quando manca due macchine, la prima si ferma, la seconda no. Perché manca l'esperienza, e vabbè, si è fermato, lo superiamo, e in realtà se uno si è fermato sta facendo passare un pedone. C'è un motivo, insomma. Ecco, anche l'esperienza o l'inesperienza può essere una delle cause degli incidenti. E poi c'è la guida in stato di ebbrezza, poi c'è la guida sotto l'effetto di stupefacenti. Insomma, la normativa è anche abbastanza cogente in questi casi, no? Perché quando hai magari l'omicidio stradale aggravato dal fatto che guidi in stato di ebbrezza, insomma, ti viene revocata la patente. Voglio dire, oltre alle pene che sono molto molto pesanti. Quindi dal punto di vista penale non vedo che ci sia ancora da fare oltre a questo, perché le pene sono molto, molto gravi e pesanti, e anche le sanzioni accessorie che riguardano la sospensione, il ritiro della patente. Quindi vuol dire che insomma la gente non ci bada, finché proprio non gli tocca, perché forse c'è l'idea che a te non debba toccare mai. Questo è il... Ma una sorta di forma mentis, come se la strada fosse una zona franca. È quello che bisogna, no? Adesso non interessa chi l'abbia fatto, bianco, nero, giallo, sinistra, sì, destra. Bisogna far capire ai ragazzi che la strada non è una zona franca, punto. Dopo bisogna stare attenti anche
agli errori che possono fare gli altri, esatto, mentre tu guidi. Esatto. Perché magari tu vai bene per la tua strada, ma ti può essere quello che fa il sorpasso azzardato e quindi bisogna cercare di rallentare. Questa, avvocato, questa sollevazione anti-autovelox, no? Al di là del fatto che ci sono come dire, dei laser che sono effettivamente non omologati e quindi adesso ci saranno, verranno rimborsate delle multe, però questa campagna nazionale contro gli autovelox nasconde anche una certa refrattarietà alle leggi, insomma ai codici, no? Mi pare. Sì, allora, voglio dire, okay, cioè in Austria, ripeto ancora una volta, non ci sono problemi di autovelox perché gli autovelox non segnalati non registrano infrazioni perché la gente rispetta i limiti di velocità. Cioè, ma allora, è sempre come, mi correggerà sempre il collega, è sempre una questione di messaggi, no? Basta vedere se uno viaggia in Lombardia, ok, al di là del confine, gli italiani che vivono in Svizzera con le macchine, io sono tornato dal sud al nord perché papà ha compiuto gli anni, l'ho portato al paesino, 85 anni, beh, io vedevo tantissime macchine targate Svizzera e che correvano come dei pazzi, perché il messaggio, perché anche per gli adulti è sempre una zona franca, un qualcosa dove ho cercato di evitare l'evento, ma siccome guido questo mezzo talmente potente, non è colpa mia, non ce l'ho fatta. No, è lì che bisogna sbagliare. Quindi punire il più possibile chi commette più volte la stessa condotta. Questo sì, quindi possiamo perdonare, possiamo capire, ma dopo un certo punto è una questione, secondo me, anche di riuscire a dare un taglio netto, perché altrimenti se non togliamo dalla strada determinati soggetti, che non tutti, determinati soggetti, il messaggio di essere liberi di fare anche i giovani, dico vabbè, ha sbagliato, però è ancora lì. Ecco, quindi. Comunque io vedo anche qualche bambino senza seggiolino, pochi, ma i bambini vanno nei seggiolini protetti, vanno tenuti in braccio, le mamme mai, cioè devono avere i seggiolini appositi che sono più che protetti. E poi devono avere anche degli allarmi acustici nel caso in cui il bambino venga dimenticato, come purtroppo c'è la norma specifica, è obbligatorio averli e non lo usa di fatto nessuno, è un po' come la black box che propongono alcune compagnie assicurative. Propongono di installare una black box lasciando il costo del premio ribassato se tu ti fai registrare per capire come guidi. Nessuno se la mette, perché noi partiamo già dall'idea che se una strada ha un limite di 90 all'ora ma è ben illuminata ed è libera, allora posso fare i 110. Allora adesso chiudiamo tra poco la finestra degli incidenti, vediamo altri due episodi. Si parla di sindrome da svenimenti improvvisi, perché forse ne soffriva il giovane autista che ha travolto e ucciso il 3 giugno in strada ovest a 38enne Giulia Mauri, che era in bicicletta. La procura disporrà un incidente probatorio per verificare questa ipotesi. Questo furgone aveva improvvisamente sbandato e causando la morte di questa ragazza. Poi parleremo di politica, torneremo da Alberto Rugin, da Leonardo Padrin, da Michela Morellato, che sono collegati. Tanto vediamo questo servizio. Grazie, regia. Mentre proseguono gli accertamenti sul telefono cellulare dell'investitore per capire se negli istanti in cui il furgone sbandava e travolgeva Giulia Mauri lungo la pista ciclabile di Viale della Repubblica l'autista fosse intento a una conversazione o a leggere o scrivere messaggi, la procura di Treviso ha deciso di disporre sul giovane conducente, un 24enne, un esame medico sotto forma di incidente probatorio. C'è il sospetto che il ragazzo sia affetto da una sindrome che causa svenimenti improvvisi e questo potrebbe spiegare la sbandata e l'invasione della pista ciclabile che Giulia, 38 anni, stava percorrendo in bicicletta per andare a pranzare dai genitori. Nel caso l'ipotesi fosse confermata ed emergesse che il giovane era a conoscenza di questa patologia, la sua posizione si aggraverebbe con la formulazione, oltre all'omicidio stradale, di falso in atto pubblico per non aver dichiarato lo stato di salute al momento della visita per il rilascio della patente. Vizio di Lina Paronetto, Bottero diceva la regola del muletto. Mi è piaciuto uno che l'ha scritta, un sms. La regola se uno guida il muletto in un'azienda, ogni 5 anni deve fare la revisione e gli fanno le analisi se si è drogato, se beve, eccetera. Insomma, ogni 5 anni poi
con la moto, guardate, io prima di una certa età non gliela farei guidare a nessuno perché è pericolosa, e dopo una certa età pure, perché è necessario essere un po' più sportivi che a guidare la macchina. E mentre la macchina, quando si fa un errore, al limite tante volte si ricava un tamponamento, con la moto un tamponamento è sempre una roba micidiale. Cioè, quando cadi in moto, quando cadi, non c'era la mira. Sì, chi è la Michela Morellato, prego. Posso dire una cosa? Certo, certo. Okay, abbiamo anche due avvocati in studio, poi c'è anche il simpatico signore di sinistra Bottero, che mi è molto simpatico. Anche, si ricorda di me, siamo già conosciuti. Sì, sì. No, e volevo dire che visto che abbiamo anche due avvocati lì, voi lo sapete che comunque in Italia ci sono delle tabelle, cioè una madre quando gli muore il figlio deve andare davanti, adesso non sono avvocato, però ho sentito dire, e gli dicono: guarda, la morte è così, tac tac tac, sono 100.000 per la morte, 300.000 qualcosa, cioè non c'è denaro che tenga la sofferenza della perdita di un caro, di un parente. E adesso magari se lo spiegherete meglio voi, però già sono pochi soldi, comunque adesso scusate, non voglio far la venale, che sempre sono io che, però sono pochissimi soldi. Molte volte l'assicurazione fanno i furbacchioni, molte volte, quasi sempre. E poi non c'è la galera, perché comunque quel poco che c'è di galera, cioè non esiste qua in Italia, dico, ho visto proprio situazioni qua a Vicenza di donne investite nelle strisce pedonali, e anche un mio amico che una macchina di un ragazzino drogato di Altavilla è entrata dentro il kebabaro, gli ha segato via le gambe al mio amico. Mamma. È andato 200.000 euro, ha perso due gambe, non lo so, e il ragazzo è fuori in giro che continua a guidare la macchina tranquillamente, nessuno è andato in galera. Quindi ripeto, inasprire, ok, è importantissimo questo, se volete un mio parere. E poi me l'ero scritto giù perché poi vi perdo, perché siete in tanti, che io comunque quelli che scrivono qua adesso, con tutto rispetto, lo so, cari fratelli, che siete più o meno come me, nel senso che anch'io ho notato che c'è un'onda più di destra, diciamo, adesso abbiamo Fratelli d'Italia lì in studio, quindi non vorrei farli, però ho notato questa cosa degli autovelox, ce l'hanno tanto quelli più quelli di destra, no? e anch'io sono comunque più dalla parte di destra, però mi hanno un po' rotto le palle, perché vi spiego, questa gente che va al lavoro tutti i giorni e si lamenta per la multina dell'autovelox è la stessa gente che poi si è piegata al Green Pass, però non avete rotto i coglioni quando c'era il momento di romperli e adesso li rompete per l'autovelox. Andate piano, c'è scritto 30, 40, 50, smettetela, e c'era, cosa c'era? Il velox me... Molto, molto esplicita, dottoressa Morellato. Allora, voleva replicare Baldan? No, insomma, ci sono, penso che sia opinione un po' comune, ci sono autovelox che vengono messi con l'intento di far cassa, ci sono degli autovelox che vengono messi con l'intento di garantire la maggior sicurezza. Io ero contro il Green Pass comunque, cioè, lo sarei ancora, voglio dire, che non significa poi tutta una serie di cose di cose collegate, però insomma autovelox è autovelox. Sei Fratelli d'Italia che non sei democristiano, dai, mi raccomando, metti il turbo stasera, metti il turbo. Ho detto quello che ho detto, sono contro il Green Pass, però ci sono autovelox che forse qualche vita l'hanno salvata. C'è qualche autovelox che ha gonfiato le casse di qualche comune, di qualche ente. C'è stato l'utilizzo esagerato e a volte improprio di un mezzo giusto. Sì. Cioè l'autovelox andava bene, regolamentato e posizionato nelle strade dove effettivamente, certo, va posizionato. Sì. Però se tu mi metti un limite di velocità a 30 all'ora in una grande strada, in rettilineo, dove non c'è nessuna possibilità di fare incidenti, e metti l'autovelox, è molto difficile, o ne metti addirittura, perché io noto che ci sono autovelox uno e poi dopo 10 metri un altro. Dopo anche 30 un altro ancora, cioè, certo, sono dei modi in cui una sorta chiaro di che poi sorge un movimento di contrasto contro un utilizzo improprio di un mezzo che invece andrebbe
usato, no, ma, chiaro, ma nel, cioè, modo, cioè, giusto, lo si vive, nel lo modo si vive come una vessazione, esatto. E dopo si va con le associazioni che li portano in tribunale, si aprono i procedimenti penali, sì. E quindi l'utente che si comporta bene rispetto a quello, dice vabbè, se non ho la forza di andare in tribunale sto lì a guardare, però continuo nella condotta, e quindi è un giro, no? È un giro, poi ci arriva Flexman che va con, esatto, la, no, sì, no, con flessibile, cioè se tu metti il limite dove uno lo percepisce, ma poi ci sono le trappole. Io sono caduto in una di queste trappole qui sulla tangenziale di Treviso. Comincia a 90, poi a 70, poi a 90. La strada è sempre la stessa. Cioè, io ho messo i 90 nel regolatore di velocità de notte da solo. E quindi tu sei preso. Hai preso ho mandato a casa il reminder. Che... Allora, vediamo sono incidenti provocati anche da malori. Questo è un caso che abbiamo dato nel telegiornale di Trieste. Vediamo. Servizio incidente autobus, scusate, regia Gianluca Paladin. Ha avuto un malore mentre stava guidando e ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la fiancata dell'autobus. I danni all'auto, uno smart blu, sono evidenti, quelli al bus anche. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio in via Alfonso Valerio. La donna alla guida dell'auto stava scendendo la strada, l'autobus stava salendo. A ridosso di una delle fermate dove gli studenti scendono dal mezzo pubblico per andare all'università è avvenuto l'incidente. La conducente della smart ha avuto un mancamento e l'auto ha pericolosamente sterzato invadendo la carreggiata opposta. L'impatto con il bus è stato inevitabile. Fortunatamente la macchina non si è schiantata frontalmente al mezzo, ma ha tagliato la fiancata dell'autobus. Una dinamica che ha permesso a entrambi i veicoli di assorbire l'urto. In ogni caso la donna al volante è rimasta leggermente ferita. Sul posto i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla donna, poi il trasporto dell'automobilista all'ospedale di Cattinara. I passeggeri del bus invece sono dovuti smontare tutti. Il traffico ha subito le ripercussioni maggiori dell'incidente. La Smart è rimasta in mezzo alla carreggiata fino all'arrivo del carro attrezzi, pezzi di carrozzeria sparsi ovunque per la strada. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente e per regolare la viabilità. Per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza e rimuovere i mezzi incidentati è stato istituito un senso unico alternato. Le auto che scendevano via Valerio venivano deviate nel rettilineo di parcheggio a lato strada per poi mettersi nuovamente nella via, mentre i veicoli che salivano venivano fatti arrestare. Due code si sono formate in ambo le direzioni, mentre il servizio pulizia strade procedeva con la rimozione dei detriti. Il bus aveva una ruota scoppiata, per cui è stato necessario cambiare la gomma prima di spostarlo, ripercussione al traffico anche salendo via Fabio Severo. Per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e il successivo trasporto dell'auto incidentata, la via è stata chiusa con deviazioni in via Cologna per tutte quelle auto che stavano salendo verso l'università. Inizio di Gianluca Paladin della nostra redazione triestina. Adesso cambiamo titolo, autonomia. Zaia dice ai vescovi l'autonomia differenziata non è far west, perché questo ha detto ieri il vicepresidente, il vicevicario vescovo della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, Favino. Ha detto: se si va con l'autonomia l'Italia diventa un far west. Il presidente Zaia ha detto, evidentemente non ha capito bene di cosa si tratta. Risponde polemicamente Roberto Calderoli ai referendari che vogliono abrogare la legge sull'autonomia appena varata: del referendum sull'autonomia differenziata non me ne frega niente, ma sono state già raccolte centinaia di migliaia di firme, siamo mi pare 700.000, i promotori del referendum per l'abrogazione dell'autonomia vogliono arrivare almeno a 1 milione, e poi bisognerà vedere se sarà ammesso dalla Corte Costituzionale, se si eventualmente verrà raggiunto il quorum. Leopoldo Bottero, patto per l'autonomia. Allora, quelli che stanno firmando contro questa legge qua è evidente che odiano i veneti. L'altra considerazione è che questa legge non serviva, l'hanno fatta per perdere 7 anni, perché era tutto già chiaro prima. Terza considerazione, il vescovo non so da dove arrivi, però sicuramente o non è informato o è in malafede o sta attento a uno dei grossi problemi che hanno in mente, cioè la seconda fase. In questa fase qui non si spostano soldi. Lo sanno tutti, chi non lo dice vuol dire che sta cercando di, come si dice, mestare nel torbido. Allora,
Terza questione, una volta c'è stato un signore che ha detto date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Allora, state perdendo un sacco di soldi dello Stato italiano, che prima o poi qualcuno farà i conti, no? Questa legge è una legge dello Stato, non è una legge, come si dice, canonica. Quindi i preti possono continuare a dir messa, nessuno dice no, non sono obbligati a dirla in Veneto, anche se in... nella Rio Grande do Sul, per esempio, si può dire la messa in Veneto, qui invece non si può. Allora, ragazzi, se non avete letto la legge, state zitti, no? La legge è stata una perdita di tempo, però sostanzialmente le competenze che vengono date alle regioni vengono date con i costi attuali. Anche il discorso dell'app, l'ho detto tante volte, se volete una consulenza gratis ve lo faccio io in 20 minuti. Non esiste il problema dell'app, esiste il problema che si sta continuando a dare alle regioni che spendono male i soldi più soldi di quelli che si danno alle regioni che li spendono bene. Allora, 2/3 dei comuni, 1/3, non mi ricordo tanti, del sud sono in dissesto, nel nord neanche uno, risistemateli, ma non a spese nostre, questa volta a spese loro. Non si può spendere 100 euro in più, mentre l'altro anno avete dato 500 milioni al comune di Catania che se li era mangiati. No, ragazzi, non va mica bene così. Allora, quello che ha senso è dire che va dato a ciascheduno la stessa risorsa per le spese correnti. Diamo un'occhiata a quello che manca di investimento, ma non può essere che la sanità in Sicilia costa il triplo che in Veneto e dopodiché devono venire qua a curarsi, no? Perché state attenti, in questo momento qua stiamo veramente trattando male i nostri concittadini del sud, i quali per avere le stesse cure che abbiamo noi, bene o male, adesso stiamo lì a discutere, devono spendere quello che spendiamo noi, in più devono farsi il viaggio, la USL di Treviso non ha, addirittura hanno fatto un parcheggio per i camper per venire incontro a sta gente qua, ma smettete di dire cazzate, cioè l'autonomia è un modo per organizzare le cose, non è una questione ideologica sulla quale ci si può scontrare se è giusto pagare di più gli operai o di più i padroni, è una questione di metodo. Io ho fatto il dirigente industriale una vita e se non davo il massimo di autonomia ai reparti venivano a prendersi la carta igienica alla sede centrale ogni lunedì, cioè ragazzi, autonomia e sussidiarietà sono sistemi organizzativi, non si dovrebbe neanche discutere. Poi c'è l'altro problema italiano, che è quello della sovrapposizione delle competenze, che in giro per il mondo si ridono dietro, cioè se è competente di una cosa il comune è il comune, se è la provincia è la provincia, basta fare facciamo le, come si chiamano, le riunioni di servizio, insomma le commissioni con 10 partecipanti per decidere se fare o no un incrocio, che lo decide il comune, che si prenda carico di parlare con i vari enti, è morta là. Stiamo complicandoci la vita. Ascoltavo una trasmissione venendo qui in radio sulle province, ma quell'imbecille che ha fatto la riforma, no? Del Rio, ma perché non va a casa? Cioè, ragazzi, le province gli hanno lasciato le stesse competenze di prima, gli hanno tolto i soldi e non sono più elettive. Viene a farla il sindaco di un comune, il quale non ha più neanche gli assessori perché non c'hanno mica tempo di stargli dietro. Se volete intervistare un presidente di una provincia qualunque, vi dirà queste robe qua. Allora, le riforme si fanno con la testa e con la logica. Si fanno le città metropolitane in Italia perché ce le hanno in Francia. Così, io non ho votato Brugnaro, che non mi sta neanche tanto simpatico, però dovrebbe essere lui poi che va a comandare a casa mia, per carità. Cioè, allora, grazie Montero, sentiamo anche Leonardo Padrin, poi Alberto Ruggin, la Morellato, torniamo da Rosa Poloni. Come va a finire Padrin? Perché il fronte anti-autonomia è molto compatto, è praticamente il campo largo e quindi qualcuno immagina che si possa arrivare con una coalizione di regioni del sud a questo referendum. Allora, intanto al prelato che ha fatto questa sintesi, a me sarebbe piaciuto vederlo combattere contro gli sprechi delle regioni del sud, contro il clientelismo, contro il malaffare. Cioè, voglio dire, fare un ragionamento così è un ragionamento che sembra almeno generato dal timore che possano diminuire le risorse
che riceveranno determinate regioni che evidentemente gli stanno particolarmente a cuore, e non porsi il problema di come le risorse che ricevono oggi vengono spese. Cioè, perché la questione, come ha detto giustamente Leopoldo Bottero, il problema è come vengono spesi i soldi. E non si rendono conto proprio la Chiesa che i soldi spesi male nelle regioni del sud penalizzano i più deboli, perché i benestanti prendono un aereo di linea, se non uno privato, e vengono a operarsi allo IEO a Milano o allo IOV a Padova o in Svizzera o dovunque. È la persona che non ha possibilità economiche che deve accettare di essere inserita in un ingranaggio dove non è certa che vengano tutelati i suoi diritti alla salute e a una buona sanità. Sono queste le battaglie importanti, e dove, voglio dire, un'istituzione come la Chiesa si può spendere alla grande, interpretando veramente il messaggio che dice di portare. Molto chiaro, come sempre, padrina. Alberto Ruggin, Più Europa, voi siete, Ruggin, per arrivare al referendum? Sì, assolutamente. Mi sento offeso quando si dice che sono veneti che odiano i veneti, perché ci sono state anche migliaia di veneti che, io penso, in democrazia bisogna rispettare, hanno votato per questo referendum, tra cui il sottoscritto, ma ripeto, i banchetti li abbiamo fatti nelle piazze e ci sono stati tanti veneti che sono venuti a firmare, quindi in democrazia bisogna anche rispettare chi la pensa in maniera diversa, e quello sarà il vero referendum rispetto a quello del 2017, che non c'era neanche un timbro, perché quello non è vero, quello del 2017 non è vero, i veneti che hanno votato nel 2017 sono di seconda classe. Io non l'ho interrotta, nel 2017 non c'era un timbro nella tessera elettorale per chi è andato a votare, e magari chi è andato a votare se lo ricorda, non c'era un timbro, verrà dato un timbro a primavera quando voteremo per questo referendum, quindi è un voto pienamente valido e andrà come andrà. C'è già un precedente nel 2005 dove solo Veneto e Lombardia hanno votato a favore del federalismo fiscale, qualcuno se l'è dimenticato, le altre 18 regioni hanno votato contro, quindi c'è un progresso, c'è un rischio, l'ho già detto in una trasmissione precedente, che buona parte del centro-sud Italia voti contro questo referendum, e quando il centro-sud vota in maniera compatta non c'è destra-sinistra che tenga, e senza il centro-sud non ha mai vinto il referendum nessuno, non ha mai vinto nessuno le elezioni politiche e le elezioni europee. Il centro-sud sarà determinante in questa campagna referendaria che si andrà, diciamo, a fare nei prossimi mesi. Dico, non sottovalutate quello che accade al sud, perché ci sono già delle disuguaglianze senza, appunto, l'autonomia, figuriamoci con l'autonomia, figuriamoci quello che potrebbe accadere se già adesso essere ricoverati a Reggio Calabria è diverso che essere ricoverati a Padova. Non oso immaginare che cosa potrebbe accadere dopo, dato che c'è già un'autonomia per quanto riguarda la sanità, perché la sanità è già autonoma. Non immagino che cosa possa accadere dopo, anche magari con la scuola, se ne andiamo a rendere autonoma la scuola. La sanità non è autonoma. La sanità è totalmente autonoma, la gestione degli ospedali è autonoma. Allora continuiamo a raccontare che i dipendenti della sanità regionale sono dipendenti di sanità regionale, cioè chi lavora nella sanità non lavora per la regione, cioè di che cosa stiamo parlando? La sanità è stata già regionalizzata col titolo quinto ancora agli inizi degli anni 2000, è l'unica, diciamo, materia che è completamente regionalizzata, tant'è vero che le ASL rispondono alla regione. La regione nomina i presidenti delle ASL, è tutto gestito a livello regionale, quindi abbiamo visto anche con il Covid come questa regionalizzazione, dove c'era chi in Veneto gestiva magari i tamponi fai da te in un modo e chi gestiva altri tipi di tamponi in altre regioni, c'erano 20 modi di gestire una pandemia a livello mondiale. Non oso immaginare, ripeto, con maggiore autonomia che cosa accadrebbe anche in altri settori delicatissimi come la scuola. I dati degli ultimi giorni dicono che siamo l'ultimo paese in Europa come numero di laureati, come numero di persone che comunque trovano un lavoro. Cioè, io non oso immaginare davvero che cosa possa capitare. Detto ciò, le province, è vero quello che è stato detto prima, ma perché al precedente referendum, il penultimo, si è votato contro, e quindi le province sono ancora lì in Costituzione, perché la maggior parte degli italiani ha deciso che le province devono restare così. Ma nel frattempo
sono state svuotate della maggior parte delle competenze. Pensiamo agli uffici di collocamento, pensiamo a tanti temi ambientali che oggi sono in capo alla regione. Adesso, a parte la questione di alcune strade provinciali e di alcune scuole, le province sono quasi, diciamo, senza poteri. Quindi io andrei a svuotare anche quelle ultime due deleghe che hanno, perché sono centri di potere che non servono a niente. Il rischio è, anzi, che si vada ad accentrare maggior potere a Venezia anziché a Roma, burocratizzando ancora di più la questione. Basta andare a vedere che cosa capita in Sicilia. I dipendenti della regione autonoma siciliana sono 4 volte di più di una regione a statuto ordinario. Basta vedere le assunzioni che ci sono nel comparto pubblico in Sicilia, in una regione che con lo statuto autonomo è la regione con la più alta disoccupazione, una fra le regioni con la più alta disoccupazione in Europa, una delle regioni più povere d'Europa, e questo grazie all'autonomia regionale, che è la più alta anche dell'Alto Adige di tutta Italia, perché la Sicilia ha il 100% di autonomia, a differenza del Trentino Alto Adige che c'è al 90%. Quindi stiamo attenti, perché le disuguaglianze sociali che ha storicamente l'Italia da quando si è costituito come Stato unitario, il rischio che vadano ad ampliarsi ancora di più è veramente, veramente grave. Ecco, Alberto Ruggeri, vorrei solo obiettare sul fatto della Sicilia, della Sicilia che poi ha dei problemi, pur avendo l'autonomia, perché i soldi li sperpera, perché li butta, perché non li utilizza. Cioè, è questione anche di come vengono, certo, gestite le risorse. Ma no? Infatti, direttore, la mia questione, dopo, ad esempio, tantissimi comuni, noi sappiamo che al sud ci sono tantissimi comuni che vengono commissariati perché non sanno ancora gestire, esatto, spesso la classe Catania. Capita spesso al sud, gestire, più al sud che al nord, perché bisogna dire la verità, capita più al sud che al nord. Cosa capita? Che poi, quando questi comuni devono essere gestiti, arriva il commissario nominato dal governo, e quindi interviene Roma, intervengono le nostre tasse, i nostri soldi, che devono gestire ovviamente il malfunzionamento. Allora, quando una regione poi chiede l'autonomia, non riesce a gestire certe competenze delicate, come ad esempio la sanità, la scuola, allora nominiamo tanti altri commissari dove interviene Roma, quindi intervengono le altre regioni. Vogliamo l'autonomia, non vogliamo i commissari, ce li abbiamo già. Funzionerà, ragazzi. Cioè, è così che funzionerà. L'autonomia è pensata per eliminare queste cose, per metterle da parte. Ragazzi, allora, scusate, tanto sentiamo un monologo. Ma, scusi, Ruggeri, sentiamo un attimo Padrin, che stava su che cosa lei obiettava. Dice: non è vero la sanità, in che senso, Padrin? Perché nella sanità è vero che le regioni hanno autonomia nell'organizzazione, ma i contratti, e qui c'è il problema vero del perché non si trovano i medici, i contratti non sono fatti dalla regione, i contratti sono contratti nazionali. È come dire a un'impresa: tu fai quello che vuoi, però come gestire i rapporti di lavoro lo decido io a Roma. Per cui è per questo che noi non siamo in grado oggi di trattenere i medici che abbiamo formato, spendendo 300-400 mila euro per formarli, e vanno via perché non siamo in grado di avere con questi professionisti un rapporto contrattuale che permetta di pagarli quel questa che valgono. È una bugia enorme. Allora lei mi dice, sì? I medici, non è vero, continuiamo a dire questa stupidaggine dei medici. I medici non è tanto che scappano, è stupidaggine, scappano verso e lei non sa quello che sta dicendo. Ma certo. Allora, lei offende, io rispondo con i contenuti, perché lei offendo? Risponde solo con le offese. E lei che mi dice, allora, di dire delle stupidaggini? Però se mi lascia parlare, le sto facendo una domanda. Spieghi, io volevo spiegare perché... Guardi, io sono quello che ha parlato meno di tutti questa sera, quindi se mi permette le chiedo perché questi medici vanno verso il privato convenzionato in Regione Veneto, dove ci sono queste cliniche, questi centri che stanno triplicando e quadruplicando negli ultimi 10 anni, scappano dal pubblico e vanno nel privato convenzionato che in Regione Veneto sta continuando ad aumentare a discapito del pubblico. Risponda su questo e abbia il coraggio di rispondere, dato che la materia la conosce bene. Prego, prego, Padrino. Allora,
se lei mi protegge dalle intemperanze delle volentieri. Sì, prego. Allora, prego. Mentre il privato ha un contratto diverso e quindi è libero di pagare un medico quel che ritiene che valga o anche un infermiere, nel pubblico i contratti sono fatti a livello nazionale, non a livello regionale. È questo che fa la differenza. Dopo, sul privato... convenzionato lei, dalla regione, privato allora convenzionato protegge, dalla regione. Altrimenti, forza Ruggin, forza Ruggin! No, ma lei dice privato, ma non è privato, è privato bene, dai, convenzionato. Dobbiamo... c'è la differenza tra privato e privato non convenzionato. Non voglio più Bacialli come conduttore, voglio Ruggin. Privato convenzionato finanziato dalla regione. Dobbiamo andare avanti, scusate, siete stati entrambi molto chiari. Sentiamo Michela Morellato, in genere si porta ad esempio gli Stati Uniti d'America, no? Come un paese federale, ogni stato autonomo, ogni stato con le sue leggi, con le sue regole. Per l'America aspettiamo un attimo, che sono carica per dopo, ma volevo dire una cosa. Al simpatico Ruggin. Innanzitutto, chi dei due è, diciamo, esperienza ospedaliera? Non lo so. Io ascolto tutti e due, vabbè. Padrini è stato consigliere regionale, devo dire, e anche, mi pare, presidente della Commissione Sanità, se non ricordo male, per diversi anni. Sì, no, no, Padrini, Leonardo Padrini. Ah, ecco, quindi, vabbè, comunque, vabbè. Ragazzo, lo dica a suo fratello se ce l'ha, scusi. Insomma, ma non è un ragazzo. A me lo dica pure! A me lo dica pure, ragazzo! Io sono entusiasta che lei mi chiami ragazzo. Stavo parlando di Padrini, il ragazzo, perché l'altro è già vecchio. Comunque, quello che volevo dire è che... Stiamo a offendere, che è proprio il vostro stile, dico proprio. Prima ragazzo non è un complimento, adesso vecchio ti contraddici. Sì, ma allora lei è la dottoressa che sa tutto e io sono il ragazzo, ma per piacere, mi faccia no, piacere. Ho detto che tu ma non sei esperto dottoressa, dottoressa. Altri settori, vabbè, io sto ascoltando, ascolterò uno che è esperto del settore, comunque vabbè. Prego, la dottoressa sa qualcosa da dire, parli. Certo, io parlo solo di verità. Allora, io sono stanca di questo vittimismo del Sud Italia e di questi veneti bianchi che vogliono fare gli eroi, poverini, quelli del Sud vengono qua su. Allora, prima cosa, al Sud che devono imparare a ribellarsi al loro sistema che è anni, centinaia di generazioni che si portano avanti la mafia, l'omertà e hanno una roba che per me è allucinante, non so come facciano vivere senza ribellarsi, perché io come donna mi ribello a tutto, quindi bravi loro, però non è un problema nostro, cioè io non è che perché a me dispiace della loro situazione che da anni che vivono in queste cose lo Stato non fa niente, non mandano giù i militari a sbarazzarsi di un po' di gentaglia che hanno da quelle parti, però non è un problema mio, ragazzi, scusate, cioè io ho dei figli, io penso, infatti per quello amo il sistema americano, perché paghi e ti trattano come una regina, qua ti mettono, magari è tutta la vita che paghi le tasse, sei una brava persona, poi a 75 anni sei già vecchia e ti mettono nello stanzino, stai per avere un infarto e ti mettono lì ad aspettare. Quest'estate, tanto per fare una parentesi, ero a Porto Cervo, ok? Quindi non so se conoscete, ma un mio amico è stato male, aveva tutta la i calcoli. L'hanno portato via in ambulanza, l'hanno portato a Olbia, sì. È rimasto dalle 2 della notte fino alle 4 del giorno dopo, non lo hanno neanche visitato. Io nel frattempo ho conosciuto delle signore che aspettavano i mariti fuori dalla porta perché non le facevano entrare, e un marito stava anche per morire e non la facevano entrare. Ho scritto anche un articolo, perché io lavoro anche, scrivo articoli per Momag, potete leggerlo se vi va, parla della sanità lì ad Olbia quest'estate, tra ricchezza e povertà, una roba allucinante, sembra di essere nel terzo mondo. Quindi io voglio un Veneto civilizzato, noi dobbiamo sbarazzarci della zavorra per andare avanti, ragazzi, loro si devono svegliare fuori e si sveglieranno fuori, punto. Allora sentiamo Morellato, in 76 anni di storia ha scritto il presidente Zaia
ai vescovi. Il nostro paese ha accumulato 3.000 miliardi di debito pubblico con cittadini costretti a farsi curare fuori regione e sacche di disservizi indegni di una nazione civile. Ecco perché dobbiamo cambiare modello, perché quello attuale centralista non ha funzionato, la lettera di Zaia ai vescovi. Rosa Poloni. E poi allora, l'autonomia è un gran bel sogno, tutti la vorremmo, ma è un sogno, ragazzi, resterà tale, lo è da 30 anni, tutti vorremmo la gestione del territorio, poi siamo accorti che anche il MOSE è gestito da Roma, abbiamo mangiato anche qua, è nata come a Roma in Magna tutti schei e vogliamo l'autonomia come il Trentino, non l'avremo mai. Chiaro che la sanità funziona meglio, ma la Sicilia è andata in default e Musumeci l'abbiamo fatto ministro. Cioè, dove vogliamo andare? Cioè, capiamoci che noi stiamo tutti barcamenando, anche la Lega. Un grande sogno ci ha regalato, un grandissimo sogno l'autonomia, i Sky Veneti resta in Veneto. Ma due banche ce le hanno fregate e la banca di Bari è ancora là. Quindi ragazzi, con il 2015 che la banca Veneto Bari, due banche sono andate 50 centesimi, è lì che se ne sono andati Sky Veneti, è lì che dovevamo difendere il territorio, dovevano diventare tutte spa, adesso vendiamo queste banchette terre venete, queste banchette così, cioè quindi che gioco, chi sta giocando sporco a raccontarci queste cose, anche questa autonomia, sì certo, senza neanche Scheo, perché Schei non è né P, stanno andando tutti in Ucraina i Schei, lì ci sono, Schei non è né. Ci danno 7 materie, quelle che non hanno trasferimento di denaro. Quindi svegliamoci fora, che abbiamo costruito la pedemontana veneta e la stiamo volendo dare a Roma perché è un debito già adesso. Speriamo, perché è comoda. Io non dico che la pedemontana non serve. La pedemontana in un'ora e mezza sei al lago di Garda da Montebelluno. Ma ragazzi, costa il triplo delle altre autostrade. Quindi speriamo che funzioni, ma la stiamo dando a Roma ed è nostra, allora capiamoci che anche noi abbiamo, è vero, la sanità veneta funziona e volevo chiarire perché i dipendenti sono dipendenti del ministero ma sono gestiti dalla regione Veneto gli spostamenti, appunto perché i medici prendono lo stesso stipendio a Treviso e a Palermo. No, a Palermo prendono di più, perché l'autonomia integra, in Trentino integrano gli stipendi. Prendono quello che prendono a Bari, lo prendono a Treviso. È diverso, ma guarda che la sanità funziona in Veneto, per l'amor di Dio, anche qui c'è gente che aspetta, anche qui ci sono visite. Però vedendo altre realtà, mia figlia lavora nella sanità, la sanità veneta funziona, c'è qualche disagio, stanno cercando di risolverlo, però ragazzi io non vorrei cantare tanta vittoria, non lo so, adesso un po' siamo controllati, poi il controllo controlla il controllore, io sto vedendo una politica che è molto egoista, tutti per sé, tutto l'amico nel CDA, la sanità è diventata un'azienda, i pazienti sono che devono fare utile, non si può fare utile, devi dare un servizio ai pazienti, la sanità privata sta, perché non vanno più le visite? Perché la gente si paga le visite, la gente sta erodendo i risparmi per curarsi, poi i denti non se li cura più, il 50% della popolazione non si cura, perché i dentisti è una roba impossibile andare dal dentista, fanno le carie, ma chi deve fare interventi importanti non li fa più, quindi poi abbiamo questi, siamo tutti assicurati adesso, abbiamo le polizze assicurative e cerchiamo di sopravvivere, chi può, chi non può. Io sto vedendo gente che non si cura più, gente che non si compra più neanche le medicine, quelle indispensabili. Poi sì, è vero che c'è gente che ha un tumore, vedi che spende 15.000 euro con la medicina e la paga l'USL. Cioè è vero che la sanità funziona perché paga. Passa medicine che costano un patrimonio che qualcuno non se le potrebbe permettere. Quindi la sanità in Veneto è vero che è migliore di molte altre sanità, però non vorrei che ne approfittassimo e che restassimo pubblica non privata, perché tutti devono aver diritto
Cioè, mio nipote le analisi 50 euro solo per un controllo, voglio dire, chi non le ha? Solo perché ha voluto, cioè ha dovuto fare un controllo, ma ha pagato 50 euro di ticket. Cioè, ragazzi, chi se li può permettere? Non tutti. Allora, sentiamo l'avvocato Pietro Dalla Libera sull'autonomia, avvocato. Ma sull'autonomia parlavamo prima di questo referendum che stanno raccogliendo le firme per poter arrivare a portare avanti il referendum contro, diciamo, la legge che ha approvato l'autonomia. Ecco, quello che volevo dire è che questa legge non è una legge fatta per il Veneto, è una legge statale che riguarda tutta Italia. Qualsiasi regione che attualmente ha un'autonomia ordinaria può chiedere che nella sua regione venga applicata l'autonomia differenziata. Ci sono 23 materie, la può chiedere per 5, per 6, per 7, per 10, quello che intende, in base a questa legge quadro, diciamo, che è stata approvata su iniziativa del ministro Calderoli, che è una legge che si basa sulla Costituzione. Ma tra l'altro questa norma della Costituzione, che è stata introdotta nel 2001, mi pare, 2001 era un governo di sinistra, il governo Amato, è stata portata avanti in Costituzione da parte della sinistra, di chi adesso la contesta. Questo è il paradosso. È stata voluta in Costituzione dalla sinistra, da quello che oggi sarebbe il cosiddetto campo largo, che allora si chiamava, non so se si chiamasse Ulivo, se si chiamasse qualcos'altro. Di forse, di ecco, però il governo era quello. E teniamo ben a precisare che, non avendo raggiunto le maggioranze richieste per la modifica costituzionale, nel 2001 è stato fatto il referendum su questa modifica costituzionale che ha introdotto l'autonomia differenziata in Costituzione. E è stato approvato, uno dei pochissimi, credo l'unico referendum confermativo che è stato approvato, perché quelli successivi, sia quello di Berlusconi che quello portato avanti da Renzi, sono stati abrogati, cioè non hanno avuto l'avallo della popolazione. Quindi, l'ultimo sul taglio dei parlamentari è passato. Quindi non riesco a capire perché, se non perché bisogna fare una grossa battaglia politica da parte della sinistra nei confronti della destra, che in questo momento ha votato l'autonomia differenziata, diciamo, è uno dei punti, una delle riforme più importanti che ha portato avanti il nuovo governo e il nuovo Parlamento. Quindi chiaramente la questione è stata politicizzata e adesso, guarda caso, le regioni amministrate dalla sinistra hanno tutte e cinque, o tutte e cinque volte, impugnare in corte costituzionale, impugnare la legge, che tra l'altro non vedo dove ci sia l'anticostituzionalità di una legge che non va a fare di torti a nessuno, perché non è fatta per il Veneto, è fatta per tutta Italia, per qualsiasi regione, e si basa sui principi costituzionali. Poi insomma, non capisco neppure questa politica del vice, cioè questo intervento, diciamo, tra virgolette, politico fatto da parte del vice segretario della CEI, sì, del Vescovo, che probabilmente, penso anch'io, che non abbia letto bene la normativa, la legge, perché è incomprensibile questo tipo di intervento. È incomprensibile perché non è che venga aggravata una situazione di differenze tra regioni che tuttora sussistono, perché proprio con questo sistema abbiamo visto l'aumentare a dismisura delle differenze tra il sud e il nord. Ecco, un Veneto che vota contro l'autonomia non lo definirei un traditore, ma un auto lesionista che ha perso il lume della ragione per puro spirito di polemica ideologica, eccetera. Arrivano tanti SMS. Satayai cosiddetti. Com'è? Satayai cosiddetti. Satayai cosiddetti, sì. È come un po' la Tafazzi, insomma. Tanti SMS pro e contro l'autonomia, come sempre. Qui si è liberi di dire ciò che si vuole. Baldan, poi sentiamo di nuovo anche collegandomi a ciò che stava affermando appunto il consigliere, l'avvocato Dalla Libera. Una lotta contro questa autonomia capitanata dalla Presidente della Regione Sardegna,
regione autonoma, per chi non lo sapesse, magari do la notizia anche all'amico di Più Europa, che ci viene a parlare di principio democratico quando il governo Meloni, mantenendo un impegno preso con gli elettori, governo democraticamente eletto, fa passare l'autonomia solo per far piacere alla Lega, perché Meloni era contraria, voleva eliminare le regioni. Guardi, solo per far piacere alla Lega, è il patto di governo. Io non l'ho interrotta, sebbene nel suo intervento ha sparato, secondo me, qualche cavolata. Ho rispettato il suo punto di vista e vorrei altrettanto che fosse rispettato. Ma le ricordi che la Meloni voleva abolire le regioni? Lei lo deve ricordare quando è il suo turno di parlare. Grazie. E volevo ricordare all'amico di Più Europa, che ne fanno del principio democratico attraverso il referendum contro l'autonomia, che questo governo è stato eletto democraticamente, a differenza di qualcuno dei precedenti governi, e che se è un loro diritto... No, no, ce ne sono stati... Quello che ci precedeva era eletto democraticamente, le chiedo. No, sono scemenze che voi continuate a dire da anni. Le scemenze le dite voi! Si elegge il Parlamento, il governo non sapete cosa dire. È come quando avete inculcato nella testa degli italiani, che ovviamente non vi hanno dato ascolto, che sembrava che se Giorgia Meloni fosse diventata Presidente del Consiglio ci sarebbe stata la terza guerra mondiale, la battaglia nucleare, l'invasione delle cavallette. Le do una notizia, collega di Più Europa. Se mi lascia anche rispondere, dato che per voi la democrazia è una cosa molto... A me dispiace per voi, perché state perdendo tempo, secondo me. Seppur applicando un principio che voi ritenete democratico, state perdendo tempo per due semplici cose. Voi dovreste concentrarvi su cose più importanti, perché siete privi, ormai da qualche anno a sta parte, di contenuti e di idee. E gli italiani continuano a non premiarvi se voi seguite questo principio. L'altra notizia è che al centrodestra questo fa pure, in un certo modo, piacere, perché risultate essere rimpugnanti nei confronti degli elettori. Voi avrete pur raccolto tutte le firme che avete raccolto, giustamente, in modo democratico, contro l'autonomia o quant'altro, ma vi state perdendo un bicchiere d'acqua, soprattutto perché questa campagna è piena di menzogne. Lei stesso è partito da un principio ed è finito a parlare dei dipendenti che vengono assunti in convenzione privata. Ma cosa c'entra questo? Poi sento dire dell'innalzamento del costo della vita, che ha a che fare con l'autonomia. Quella si chiama inflazione. Sento dire che i soldi nostri vanno a finire in Ucraina, ma quelli sono capitoli di spesa nel bilancio che non hanno niente a che fare con questa riforma sull'autonomia. Quindi se vogliamo argomentare, argomentiamo. Per l'autonomia ci sono i soldi, tranquillo. A urlare sono bravi tutti. A urlare sono bravi tutti. Però non servono. A urlare sono bravi tutti, ma bisogna dire le cose come sono. Anche noi, bisogna dire come sono. Di Fratelli d'Italia. Prego. Cioè, non so, no, se non facciamo il monologo di Fratelli d'Italia, io faccio un monologo. Lei ha fatto un monologo di 20 minuti e fra un po' si faccia ridere da solo. Ma dai, però mi perdoni se posso anche replicare a quello che lei ha detto, dato che lei che mi ha tirato in ballo, le rispondo. Ma che con piacere, prego, decido io chi deve replicare. Può replicare, non è che qui si dice lei non parla, io non parlo. Lei può parlare, non può parlare. Qui parlano tutti. Prego, Ruggeri, prego. Stavo semplicemente dicendo che gli italiani, dato che sono, li amiamo, soprattutto i patrioti, amano gli italiani hanno già bocciato questa roba qua nel 2005, quando voi, ex Alleanza Nazionale, con Forza Italia e Lega, vi hanno mandato a casa, tant'è vero che è caduto il governo Berlusconi, che era il governo più longevo della storia repubblicana, e Berlusconi si dimise e fece un governo secondo nel 2005. Questa è memoria storica che in Italia va poco di moda, quindi vedremo cosa accadrà la prossima primavera, ma un precedente dove gli italiani vi hanno già bocciato sul federalismo fiscale c'è già, quindi basta andare un attimo a studiarsi le cose. Detto questo, smettetela, perché anche andare in televisione a dire che i governi precedenti non sono stati eletti vuol dire non avere l'ABC della Costituzione. Cioè noi andiamo a votare e c'è la scheda elettorale, elezione dei membri della Camera dei Deputati, elezione dei membri del Senato, ed è il
Parlamento che vota il governo. Smettetela di dire delle scemenze assurde, perché la Lega, i 5 Stelle, noi, ma anche altri partiti di destra e di sinistra hanno fatto parte di governi, chiamiamoli tecnici, chiamiamoli però che sono stati eletti con i voti del Parlamento, perché se Draghi non avesse avuto i voti dei parlamentari eletti dai cittadini, Draghi non sarebbe diventato premier, così come Conte, così come Renzi, così come Gentiloni e così come Giorgia Meloni, che ha avuto una maggioranza dagli elettori italiani, ma grazie al voto dei voti dei parlamentari è presidente del Consiglio. È ABC costituzionale, smettetela dobbiamo, di dire scemenze. Dobbiamo andare in pubblicità e no, vanno Babbo, rispettate le opinioni di tutti, di non si può, diciamo, stava dicendo qualcosa per te. No, non si può, diciamo, confutare tutto quello che altri dicono, no? Qui siamo volteriani, siamo disposti a morire purché si dicano cose che, su cui anche possiamo non essere completamente, anzi non del tutto d'accordo. Pubblicità con Italo Morau e Mattia Pizzai in regia, state con noi. Nuovo in diretta con Focus alle 23:10. Abbiamo cambiato titolo perché oggi è uscita sul Corriere della Sera una clamorosa intervista a Oliviero Toscani, firmata da Elvira Serra, che è andata a trovarlo nella sua casa in provincia di Pistoia e ha trovato davanti a sé un uomo dimagrito, ha perso 40 kg. Malato, che ha detto mi manca poco da vivere, un personaggio notissimo in Veneto perché è stato il capo della comunicazione del gruppo Benetton per tanti anni ed è stato l'artefice di campagne pubblicitarie che hanno fatto la storia dell'advertising in Italia. Botero. Diciamo un grande dell'advertising, un grandissimo del marketing. Non molto simpatico in Veneto da quando ci ha offesi tutti quanti dandoci degli ubriaconi. Io sono astemio, cioè, a proposito. Ma non sono solo io. Dopodiché mi spiace che stia male, però a morire tocca a tutti. Cioè, voglio dire, l'altro giorno, mese scorso, ho compiuto gli anni, mio nipote di 8 anni mi ha fatto gli auguri, ho detto no, si dovrebbe dire, dico 100 di questi giorni, perché ha detto no, non vuoi vivere 100 anni? Dico vabbè. Anche 90, guarda nonno, dice che 88 è già una bella età, perché è un prosio 88 anni, quindi prima o poi arriva per tutti, mi spiace, però è così. Poi viene a mancare un grande interprete della fotografia e del marketing, ma onestamente è in pensione. Questo è il titolo dell'ANSA, Oliviero Toscani. Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta, bisogna che chiami Marco Cappato. Vuole farsi suicidare. Esatto, vuole probabilmente andare in una clinica svizzera. È affetto da amiloidosi. In un anno ho perso 40 kg e le immagini sono eloquenti. È un uomo veramente... Ma ne ha adesso? Ne ha un 70, 78, 79. Sì. Un'intervista di Elvira Serra. Morellato, Toscani tra l'altro ha studiato, si è formato anche negli Stati Uniti, non so se c'è ancora la Morellato, non la vedo più, no, non c'è ma adesso la ripeschiamo, anche perché volevo sentire sugli Stati Uniti se pensava che Trump potesse effettivamente... vincere. Fare una considerazione sul discorso dell'autonomia, no? Guardate che il benaltrismo non sono delle motivazioni razionali, hanno finito i soldi, non c'entra niente, nel senso che questa riforma non tocca i soldi, gli equilibri che ci sono oggi, sia chiaro questo, chi parla di soldi vuol dire che vuole affossare questa riforma e basta. Posso? Ma senza motivi pratici, solo per motivi ideologici. L'altra cosa. Spiegalo i veneti, perché l'altra mi dici cosa, che i veneti restino in Veneto. Cioè, questo allora, è un altro discorso. Allora, i veneti danno 17 miliardi allo Stato all'anno e con questa riforma resta così, guardate. Certo che poi guardiamo lì. Pensate che in questo momento quelli che danno più soldi allo Stato di residuo fiscale pro capite sono quelli di Bolzano.
Allora, e la Sicilia, se si mangia i soldi e bisogna mandare il commissario? No, gli si danno i soldi contati come a tutti. Se danno 1000 euro al Veneto per la sanità, le danno anche alla Sicilia pro capite. E se non ce la fanno, si cambia la classe dirigente. Ma deve pensarci la gente, perché se non si svegliano non ci arriveranno mai. Là, quando la gestione del comune si papa mezzo miliardo come a Catania, voglio sapere com'è successo, perché non hanno mandato a casa tre quarti dei dipendenti e tutti gli amministratori, perché guardate che non si può andare in dissesto con le leggi italiane, e nel nord non si va in dissesto, si tira la cinghia e non si va in dissesto. Allora, Giuseppe Marra, avvocato. Sì, beh, velocissimo, sulla questione dell'autonomia, penso sempre che comunque ci dimentichiamo di un passaggio fondamentale, se non erro, che comunque nulla è per sempre, no? Quindi anche l'autonomia è previsto che nelle materie che vengono comunque riservate alle solite regioni, c'è la possibilità che ogni tre anni si possa... Quindi, se quella regione, quell'amministratore, quel governatore, Zaia piuttosto che Federica o chiunque esso sia per il nostro nord-est, dovesse commettere degli errori, il presidente, la premier, il premier, come lo vogliamo chiamare, insomma, lo convocherà a Roma e si siederanno di nuovo ai tavoli e vedranno un attimino come è andato. Quindi, cioè, certo che se continuiamo a riempire le discussioni di politici e non di statisti, che vediamo solamente per motivi elettorali e non per il futuro delle generazioni, è chiaro che lo scontro continua e i risultati sono questi. Quindi il cittadino è sempre più disorientato, ma non vuol dire che non debba esserci un cambiamento all'interno di un ordinamento e quindi di un paese. Quindi cerchiamo di guardare un po' con più ampio respiro quello che può essere il futuro di un paese. Se la società muta, debbono mutare anche gli ordinamenti e anche le forme costituzionali. Chi sbaglia poi pagherà, giusto? No, perché non dobbiamo attendere il giudizio dei giudici della Corte dei Conti piuttosto che della Corte Costituzionale, ma cerchiamo anche un attimino di fare un passo indietro, di capire che l'interesse delle generazioni è anche quello di stare dietro ai mutamenti nella società e delle forme di governo. Quindi io sono fiducioso. La cosa che a me da osservatore mi ha lasciato molto stupefatto è che sì, giustamente come dicevano i precedenti ospiti, che sia ad alzare il dito sia stata una governatrice di una regione autonoma e che il Masaniello, insomma, il De Luca, sino a quando non si è parlato di soldi, si era seduto al tavolo dicendo e tessendo le lodi dell'autonomia. Un attimo, finisco. L'autonomia, nel momento in cui si è iniziato a parlare di responsabilità e di come gestire quei soldi, e lo dico io da figlio di, senza rinnegare, cioè, del sud, ha visto bene di alzarsi dal tavolo e di sparigliare le carte. Quindi vedremo un attimino, giustamente come parlavo prima con il collega dalla Libera, vedremo come sarà posto il quesito e se i giudici della Corte Costituzionale lo accetteranno. Allora è tornata Michela Morellato. Lei aveva conosciuto Toscani, aveva avuto modo di conoscere Oliviero Toscani, Morellato? E proprio l'anno scorso a dicembre dovevo fare uno dei suoi ultimi a pagamento, servizi fotografici che faceva a Milano, era uno delle sue ultime, faceva dei ritratti per le famiglie, sì. E soltanto che purtroppo sono dovuta andare a fare un altro, diciamo, un altro viaggio e niente, e quindi non sono andata. Sì. Diceva pane al pane e vino al vino Toscani, un po' come lei, no, che non le manda a dire, diciamo. A me come persona mi era molto simpatica, mi piaceva molto, anche solo bene, ha ragione. No, ma no, nel senso che mi piace, perché mi piacciono le persone che dicono quello che pensano, io sono per la libertà di espressione, di pensiero, eccetera. Chiaramente mi è dispiaciuto vedere anche lui piegato, diciamo, a tutta che faceva il tifo sempre per il Green Pass, sempre per questi vaccini, queste inoculazioni, questi esperimenti che poi, e poi sai com'è, dopo non vorrei passare per quelle conspiracy, capito, come si dice in italiano, mi sono scordata, complottista sì. Però vedi, tutta questa gente ogni giorno se ne va, tutti se ne vanno, e tutte persone molto convinte se ne vanno. Poi magari una cosa così può succedere, magari una fatalità del destino, non lo so. Fatto sta che mi dispiace. Come va a finire tra Trump e la Kamala? Oggi ne parlavamo, infatti ci tenevo a essere qua con i tuoi ospiti, perché comunque io volevo ricordare al pubblico veneto, che è un pubblico molto, infatti siamo i numeri uno in Italia, è un pubblico molto sveglio, che, e lo sanno già anche loro, non ho forse lo ripeto, è così,
che ormai noi ne abbiamo le scatole piene di tutte queste false informazioni, alla fine ragazzi i nodi vengono sempre al pettine. Adesso abbiamo addirittura, dopo l'arresto di Pavel, non mi ricordo come si può dire, ok, adesso abbiamo anche il capo di Telegram, no, ricordiamo chi è, no? Sì. E abbiamo anche Mark Zuckerberg che ora sta dicendo mi pento di quello che ho fatto, di quello che ho censurato. Twitter hanno fatto delle inchieste parlamentari meravigliose in America che vorrei tanto vedere tradotte nella nostra lingua, magari ti mando qualche bellissimo video dove queste parlamentari americane dicono alla signora di Twitter, una manager, che dice: ma signora, ma lei è una dottoressa, è laureata in medicina? No. E allora perché avete censurato le migliaia di persone, dottori, laureati ad Harvard, eccetera, per false informazioni? Cioè, dopo l'esperienza Covid, dopo la mega, non dico che cosa, che ci siamo presi, ok? E adesso siamo qua e diciamo: ma sì, la Kamala non la vuole nessuno in America. Io ho amiche mie di sinistra fino al midollo che voteranno Trump perché hanno detto: l'America è finita, il mondo è finito, andremo alla terza guerra mondiale con quella pazza psicopatica messa dal deep state. Cioè ragazzi, non credete a quello che vi fanno vedere nella televisione italiana. Adesso ragazzi, ve lo dico io, non la sopporta nemmeno le persone di colore, la sopportano nemmeno gli americani di colore. Di Biden, e Trump l'ha mandato a casa Biden. Dicevate le stesse cose di Biden. Ma perché infatti hanno frodato le elezioni e comunque lo sappiamo tutti. Ma vedrai, comunque Biden, ora spiegami. Poi Luca, scusate, adesso volete fare un altro capitolino? Tu non c'eri, io c'ero, abitavo là. Durante le elezioni era nello scantinato, non è mai uscito una volta. Trump aveva stadi pieni, questo quelle volte che usciva aveva quattro gatti. Il presidente più amato d'America e gli stessi democratici lo hanno mandato a casa. Fino a un mese prima era bravissimo, fino a un mese prima Biden Economics era bravissimo un mese prima, e adesso abbiamo la stessa pagliaccia che dice c'ha l'inflazione alle stelle, la benzina, il pane, il latte. Ma dico, ma un mese fa detto che eravamo fantastici, e adesso lei si sta facendo una candidatura sullo sputtanamento del lavoro non fatto bene con Biden Harris. Quindi tra due mesi darà un'altra pedata nel sedere a Trump. Non so quanti voti avete preso con Fratelli d'Europa, cos'è, Europa più cosa, però il fatto è che siete finiti. Trump tornerà, grazie a Dio. Trump a casa che tra due mesi, Trump non ce la fa più di mezzo. Non servite più niente. Morellato, però io sono disposto a fare Morellato. Avete nella coscienza tutti i morti in Ucraina che li avete mandati allo sbaraglio contro la Russia e ora stanno morendo ragazzini di 16, 17, 18 anni per la gente come te. Quante stupidaggini. Prendi le armi, tutti due licenza. Prendi le armi e vai in Ucraina. Lei licenza, lui vice licenza. Sono disposto a fare licenza. Una scommessa sanguinosa con lei e spero di non sbagliarmi. Secondo me vince Kamala. Secondo me, perché Trump ha tanti sostenitori, ma è il passato e non un passato dei migliori. Per cui io penso che la spunterà questa donna. Poi vedremo. E se perdo la invito a cena, d'accordo? No. Facciamo 1.000 euro, poi andiamo al casino. 1.000 euro, no, del casino. Quanto 1.000 euro se perdo? 1.000 euro, poi però andiamo al casino, li buttiamo là. Vabbè, no, ridati in beneficenza ai veneti schiacciati. Li diamo in beneficenza ai veneti schiacciati. Non fai niente, andiamo a divertirci. Allora, padrina, una pillola di saggezza, anzi più pillole, che siamo verso la chiusura. Secondo lei chi vince? Allora...
È una domanda difficile, è più semplice in Italia, perché stanno condannando la Meloni a governare 20 anni, non so se mi spiego. Perché io condivido che oggi il mondo di sinistra è sostanzialmente sulla soglia di un baratro, perché sta mettendo insieme, nonostante gli sforzi di Rugin, tutto è il contrario di tutto. Quello che sta accadendo dentro le 5 Stelle è il fallimento non di un partito che può piacere o non piacere, ma il fallimento di un'idea che diceva: quando arriveremo a governare il paese cambieremo tutto. Io vorrei chiedere agli italiani se in Conte, che oggi è, non so se più o meno legittimamente, il rappresentante dei 5 Stelle, se lo vedono rivoluzionario in qualcosa, cioè nel senso che non... Cioè, voglio dire, fa sembrare Renzi un ragazzino del 68, che è tutto dire. Arabia Saudita a parte, ecco. Quindi io credo che la situazione politica italiana sia più ingessata di quel che sembra, e diciamo che la sinistra riesce a esaltare i pregi della Meloni, che in questo momento è sicuramente, che piaccia o meno, un riferimento istituzionale e politico, cosa che la sinistra non riesce a esprimere come antagonisti di questo governo, ma soprattutto al di là della questione costituzionale di chi ha eletto la Meloni. C'è una coalizione che vince e una coalizione che perde. L'interrogatorio dovrebbe essere per la coalizione che perde: perché perde? Perché quella che vince è chiaro perché vince. Per cui, ripeto, in questo momento i maggiori sostenitori della Meloni sono i suoi avversari. Grazie Padrin, vediamo, vediamo l'autunno, che sarà, sarà un autunno caldo, come si diceva una volta, e sarà una gatta da pelare per la Meloni, perché c'è una legge di bilancio con tutti i condizionamenti dell'Unione Europea, un piano per 7 anni da preparare, c'è un'infrazione, una procedura di infrazione per un debito mostruoso di 3.000 miliardi che abbiamo e che va contenuto. E sentiamo cosa hanno detto i bassanesi ad Alex Giuliano riguardo ai, al caro vita. Vediamo. Il caffè resta un piacere anche se diventa un lusso. È probabile che in numerosi bar il caffè appunto arrivi a costare 2 euro già a partire da quest'autunno. Si prevedono rincari in arrivo, addirittura il caffè in alcuni bar potrebbe arrivare a costare 2 euro. Lei lo prenderà lo stesso? Sarò costretto, altrimenti rinuncerò a questo piacere, però è tanto, sicuramente tanto. Non mi interessa perché non lo bevo. Lo prenderà lo stesso il caffè? Ma sì, sicuramente, anche se è un po' troppo alto il prezzo. Io no, io lo faccio a casa meglio. Preferisco, c'ho la macchinetta che ho pagato un tot pure, e preferisco fare a casa il caffè e vado a lavorare. Una volta a settimana? Sicuramente non ci rinuncio, però è ovvio che è un po' un dispiacere questi continui aumenti. Comunque non ci rinunceremo di sicuro. Lei il caffè al bar lo prende? Sì, raramente, perché ho la macchinetta a casa, quindi me lo faccio da sola. Io le prendo di più perché sono un ciclista e quindi sono in giro, soprattutto sul lago di Garda, abbiamo i nostri punti d'appoggio, bar d'appoggio per il caffè, quindi quello per forza. Il caffè arriverà a costare 2 euro al bar in quest'autunno. Vi chiedo se è un piacere che continuerete a concedervi o si risparmia un pochino. Sicuramente ce lo concederemo ancora, perché il caffè non si rinuncia mai, però, però effettivamente contando quello che c'è fra il caffè e l'acqua, non penso che ci sia quel valore. Mangiare non si rinuncia, al divertimento si può rinunciare di tanto in tanto, magari divertendosi in altro modo, magari in casa. Allora è tutto per stasera, grazie davvero ai nostri ospiti, Leonardo Padrin, imprenditore, arrivederci Pradin, grazie molte, grazie.
Grazie a Michela Morellato. Michela Morellato, scrittrice, opinionista, la sentite spesso alla Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Grazie, arrivederci. Grazie Alberto Ruggin di Più Europa. Ruggin, grazie. Grazie, a presto, grazie molte. Qui in studio Giuseppe Marra, avvocato, grazie. Grazie ancora. Grazie molto, grazie avvocato. Ancora, buona serata. Matteo Baldan di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Milano. Grazie direttore. Grazie molte per il patto per l'autonomia, Leopoldo Bottero. Autonomia, autonomia o indipendenza fate voi. Comunque sono geloso di Padrin perché la Morellato l'ha chiamato ragazzo. E grazie, grazie, grazie all'avvocato, all'avvocato Pietro Dalla Libera, avvocato, grazie molte. Grazie, buonanotte a, presto, a tutti. E a Rosa Poloni dei lavoratori precoci. Buonasera, grazie. Grazie a tutti. Poloni, grazie tante. E grazie a Italo Moravo e Mattia Pizzaia in regia. Ci vedremo domani, se lo vorrete, a mezzogiorno con il Focus TG. Buonanotte, arrivederci.